Buongiorno. Benvenute e benvenuti. Io sono Valentina Cavalletti, lavoro all'ufficio orientamento di Ateneo. Se siete stati a qualche altra GVU, magari ci siamo anche già visti, quindi perdonate diciamo, la ripetizione. Però, insomma, riteniamo che questi incontri di orientamento, che insomma noi come ufficio contribuiamo a organizzare, sia utile in questi incontri appunto fare un po' una panoramica anche di tutto l'Ateneo, no? Per conoscere quali sono i servizi che poi potrete utilizzare, insomma, anche nei primi mesi in cui sarete immatricolati, se vorrete immatricolarvi, e noi ce lo auguriamo tutti. Roma 3 è appunto un Ateneo che innova e si rinnova. In che senso? Nel senso che queste strutture di tutti i 13 dipartimenti di Roma 3 sono stati, diciamo, cioè, sono all'interno di strutture che sono state ristrutturate e erano prima ex fabbriche, l'ex mattatoio, l'ex vasca navale. Tutti i dipartimenti sono stati, diciamo, no, restituiti come fabbriche della cultura a questo territorio. Territorio appunto di questo quadrante Ostiense, Marconi e Garbatella. Tutti i nostri dipartimenti, diciamo, viaggiano lungo, va avanti come vuole lui, viaggiano lungo la linea B della metropolitana, quindi sono facilmente raggiungibili. Le varie sedi, abbiamo una sede anche a Termini, a Cavour, e insomma soprattutto Piramide, Marconi, San Paolo. Arriviamo fino a Ostia con alcuni dipartimenti e corsi di laurea. Dicevo, una missione sostanzialmente di alta formazione, eccellenza scientifica, valorizzazione del territorio. Abbiamo 13 dipartimenti, 4 di eccellenza, 32 corsi di laurea triennale, 53 corsi di laurea magistrale, una ricchissima offerta che vi invito già a guardare sui nostri siti, no? Per darvi pure una prospettiva più ampia. Questi sono i 4 dipartimenti di eccellenza di quest'anno. Ogni anno significa, questo anche è stato un dipartimento di eccellenza fino allo scorso anno, significa che riceveranno un finanziamento per rafforzare e valorizzare le attività di ricerca che ricadranno chiaramente sugli studenti che si immatricolano a Roma 3. Essere qui significa aver fatto un passo, no? Verso la struttura che vi ospiterà, la struttura è non solo la struttura, insomma, l'offerta didattica che sceglierete di affrontare dopo il diploma. Ma l'orientamento non è solo questo momento di transizione, è un processo costante nel tempo che fate forse anche senza avere tutta la consapevolezza che state avendo in questi mesi, che dovete per forza fare una scelta, no? Ma di fatto ci siamo costruiti tutti e ci costruiamo continuamente le nostre identità per cercare di arrivare ad una scelta il più possibile consapevole. Si può sbagliare a scelta, perché ci sono una serie di bandi che ora vi presenterò che vi permettono pure di fare eventuali passaggi, trasferimenti, però insomma noi ci auguriamo che facciate appunto subito dopo il diploma, riusciate a incontrare il dipartimento, il corso di laurea che fa veramente per voi. Durante la giornata di vita universitaria, oltre alla presentazione dell'offerta formativa, saluto anche chi ci sta seguendo a distanza, avrete racconto di testimonianze di studenti che sono iscritti qua perché ci crediamo moltissimo nell'importanza, insomma, dell'orientamento peer-to-peer. Ci sarà un momento delle vostre domande, quindi scrivetevi dubbi, perplessità, perché è un po' questo anche il senso dell'orientamento, rispondere ai dubbi. Io spesso dico, se uscite da qui con più dubbi di quelli con cui siete entrati, forse abbiamo fatto anche un buon lavoro. E poi parteciperete a delle lezioni, insomma, avrete l'occasione un po' di vivere un'esperienza anche di scientifica, di lezione, eccetera. Potete scaricare l'attestato di presenza rientrando con le vostre credenziali nel sito dove vi siete prenotati, che vi ha lasciato il vostro QR code, e poi potrete, entrate nel vostro area profilo, c'è un piccolo questionario di feedback e poi vi potete scaricare l'attestato che vi vale sia come giustifica per l'assenza a scuola, che se volete, se vi servono ancora ore di PCTO, eccetera. Allora, tutte le guide che vi trovate nello zaino sono anche online, ovviamente trovate la guida di Ateneo aggiornata al 24-25, le guide di dipartimento ancora sono del 23-24, quindi con l'offerta in corso ad aprile le aggiorneremo con la nuova offerta
didattica. Conoscete voi come funziona l'università, come è strutturata? Le triennali, poi le magistrali, quindi dopo il diploma vi iscriverete al corso di laurea triennali, poi avrete la possibilità, se vorrete, di continuare le magistrali, avete anche la possibilità in alcuni dipartimenti di fare percorsi a ciclo unico, ma non è il caso di matematica e fisica, e dopo ci sarà la possibilità, se vorrete, di continuare a formarvi con i master, con l'offerta post lauream, con i dottorati di ricerca e via dicendo. Ogni esame che farete, come vedete sulla guida, invece, si attribuirà un certo numero di CFU, quei crediti formativi universitari, che rappresentano un'unità di misura che misura il tempo in presenza e a casa di studio che vale l'esame che farete. Che è ovviamente diverso, il numero di CFU non significa il voto, no? La qualità del voto che vi viene dato quando superate l'esame. Però in ogni caso avete preso 18, avete preso 30, prendete quel numero di CFU, che vi serve per raggiungere poi la laurea. Numero determinato, 60 CFU all'anno per raggiungere poi la laurea. I bandi di ammissione, vi dicevo, sono online a partire da aprile. Attualmente, se ci andate su questo sito, trovate i bandi che hanno regolato gli accessi per i vostri colleghi di questo anno accademico. Ovviamente le norme sono più o meno simili, però possono cambiare, quindi è fondamentale scaricare e leggere con attenzione il bando che esce ad aprile sul portale dello studente, dove ci sarà scritto se il vostro corso di laurea di preferenza ha il test di accesso, il numero programmato, accesso libero, eccetera, via dicendo. Per prepararsi a tutti i test di accesso comunque di Roma 3, che siano accesso libero o accesso programmato, potete andare su questo portale, che è un simulatore di test di accesso, vi rimanda anche ai siti talk, chiaramente, eccetera, e vedrete anche che Roma 3 è diventata una serie. C'è già da qualche anno sede dei talk, quindi alla piazza telematica del rettorato, che è per le tre bellissime torri che stanno sullo Ostiense, c'è una piazza telematica aperta a tutti per poter fare i talk. Adesso già ci sono delle date a marzo, multi talk, quindi insomma, non vale solo, e ovviamente poi se lo fate quello non vale solamente per Roma 3, è una sede talk. Per quanto riguarda le tasse, qui c'è un'interessantissima, cioè, varie cose interessanti. Un esonero totale per chi ha un ISEE fino a 20.000 euro, esonero totale per gli immatricolati ai corsi di laurea in fisica, matematica, scienze geologiche, scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale, esonero totale per gli immatricolati che hanno conseguito la maturità con votazione 100 su 100, insomma una serie di riduzioni importanti per, diciamo, no? Incentivare l'alta formazione. Soprattutto in determinate materie, perché il sistema Italia ne ha tanto bisogno. E poi anche agevolazione e sostegno per il contrasto al divario digitale. L'anno scorso abbiamo distribuito 75 computer portatili alle matricole per chi avesse avuto, insomma, in base all'ISEE in quel caso. Allora, un ateneo, una comunità, tanti servizi, tante opportunità per voi una volta che sarete iscritti, dallo sport, abbiamo se seguite Instagram sia di Roma 3 che dell'orientamento vedrete insomma, un sacco di video che rappresentano le nostre squadre in vari sport, il Teatro Palladium, Roma 3 Orchestra, la radio di Roma 3, il coro polifonico, insomma, se avete anche velleità artistiche potrete prestare la vostra voce, la vostra capacità musicale a queste meravigliose occasioni di incontro e di arte di alto livello. Per il diritto allo studio e all'inclusione, ufficio studenti con disabilità e DSA, sia a livello di Ateneo che a livello dipartimentale, un sistema bibliotecario di Ateneo, poi la nostra collega ve lo presenterà nello specifico quello di quest'area, centro linguistico di Ateneo, le borse di studio per radio e per merito con Lazio Disco, vi invito se vi interessa andare subito a vedere Lazio Disco e sul loro sito per questo tipo di borse di studio, tutti i ragazzi che vi hanno accolto oggi hanno vinto una borsa di collaborazione, sono retribuiti dall'Ateneo per le loro 150 ore che prestano no? Come appunto servizio e come lavoro in realtà nei dipartimenti o nelle strutture centrali dell'Ateneo come l'ufficio orientamento, un servizio alloggio, un supporto psicologico, un centro antiviolenza. E non vi abbandoniamo neanche nel momento del mondo per mettervi nel mondo del lavoro, c'è cioè un career service veramente molto ben organizzato che fa un'intermediazione importante fra la domanda e l'offerta di lavoro, quindi insomma cerchiamo anche no, di accompagnarvi in quel momento importante della fine della vita accademica. Beh, direi che su questo vi parleranno poi i docenti, però
Roma 3 è molto attenta a questo tema. Cercare di superare il gender gap nella professione STEM è un tema molto attuale, di cui forse avrete sentito parlare tante volte anche nella scuola, ma insomma vedo tante ragazze che sono qui ad ascoltare oggi e credo che sia questa un segnale importante, insomma, perché fino ad oggi non è stato tanto così, soprattutto in alcuni dipartimenti, no? Noi che facciamo orientamento in tutti i dipartimenti, scienze della formazione, per dire, è piena solo di donne, ingegneria, solo uomini, e quindi insomma sicuramente c'è un problema culturale a questo livello. Studiare all'estero, fatevi delle esperienze di Erasmus fuori, perché sono grandissimi momenti di crescita non solo accademica, e quindi se avrete l'occasione vi invitiamo a fare domanda per l'Erasmus. E poi in finale partiranno due progetti adesso da qui a luglio, le Open Day Magistrali, ancora non abbiamo caricato sul PowerPoint perché abbiamo iniziato la promozione ieri. Se andate sul sito di ateneuniroma3.it campeggiano questo nuovo slider, Open Day Magistrali 2024, inizieranno ad aprile e maggio, e sarà l'occasione per raccontare, magari se avete fratelli più grandi eccetera, qual è l'offerta magistrale di Roma 3, il post laurea, ma gli sbocchi lavorativi, quindi insomma è molto interessante questo progetto nuovo. E poi orientarsi a Roma 3, aperto a tutte le future matricole, per di nuovo conoscere la nostra offerta formativa. In bocca al lupo per gli esami di maturità, grazie per essere venuti e buona giornata di vita universitaria. Lascio la parola al nostro direttore di matematica e fisica. Grazie. Grazie. Allora, benvenuti, appunto come direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica ho sempre questo piacere, no, di fare un indirizzo di saluto, quindi è una grande gioia vedervi qua, e spero che abbiate modo durante questa mattinata di informarvi, no, di togliervi tutte le vostre curiosità sui nostri corsi di laurea, informarvi bene e poi magari iscrivervi come ci auguriamo. E in questa occasione ormai insomma capita tutti gli anni naturalmente, mi piace sempre sottolineare, insomma, il nostro nome è Dipartimento di Matematica e Fisica, quindi in qualche modo come direttore devo rappresentare queste due realtà, quella della matematica e quella della fisica, ovviamente sono distinte nella loro, no, attività, però sono due discipline che hanno tanto da dirsi in maniera dinamica. Diciamo la fisica vuole descrivere il mondo naturale che è intorno a noi, però per farlo da sempre utilizza il linguaggio matematico, e spesso laddove quel linguaggio matematico che serve per un particolare fenomeno non esiste lo deve inventare, e questo allora diventa stimolo ai matematici, no, di andare poi di raccogliere il testimone e continuare un nuovo sviluppo. E viceversa, certe volte la matematica, perché procede per successive generalizzazioni, arriva a cose che sembrano lontanissime da qualunque possibile applicazione, improvvisamente ci si accorge che quella costruzione astratta è perfettamente rispondente a descrivere una realtà sperimentale. E questa è una cosa che, diciamo, in 40 anni di mestiere, io sono un fisico teorico, quindi veramente un po' un ponte tra la matematica e la fisica, non cessa mai di stupirmi. E vi voglio fare un esempio. Qualche mese fa ho partecipato a un convegno dal titolo Fisica e topologia. Non so se sapete cos'è la topologia. La topologia è una branca della matematica abbastanza astratta, no? Che anzi i fisici conoscono molto, molto poco. E qualche mese fa c'era un convegno in cui c'erano matematici e fisici sperimentali, e tra l'altro nel nostro dipartimento, io ho partecipato, c'erano anche dei colleghi, no, di matematici, quindi diciamo è qualcosa, no, di inedito. Quindi uno si può chiedere, quindi diciamo una prima riflessione che faccio è questa: sceglierete matematica? Forse sceglierete fisica, non lo so, ognuno fa la sua scelta, però nel momento della formazione è importante, come dire, avere gli occhi aperti su quello che accade intorno, sulle discipline contigue, no? E tra l'altro questo è il posto adatto, no, per farlo. E per esempio il nostro Ateneo da quest'anno offre questa possibilità dei corsi minor, no, che sono appunto dei percorsi
diciamo, complementari a quello principale, in cui uno magari può approfondire un'altra disciplina che, no, che può aiutare, che può essere complementare con quella che uno coltiva principalmente. E tornando a questa questione, no, dello stimolo che mi è venuto partecipando a questo convegno, no, diciamo, un insieme di riflessioni, uno si può chiedere, ma quanta matematica deve studiare un fisico? O quanta fisica deve studiare un matematico? No? Perché uno, cioè io un matematico, la fisica non mi interessa, no? Questa cosa qui. Sulla mia esperienza, la risposta che posso darvi è, bene, un fisico quanta matematica deve studiare? La maggior quantità possibile, prima o poi gli servirà. È la stessa cosa, quanta fisica deve studiare un matematico? Anche qua, più ne studia e meglio è, ma perché? Perché troverà forse in quello studio poi degli spunti per le proprie ricerche matematiche. Vi faccio un esempio pure che è dei nostri giorni. Se andate su Google e cercate materiali topologici, materiali, la scienza dei materiali è qualcosa che ha a che fare con come si fabbricano i transistor, come si fabbricano i dispositivi elettronici. Qualcosa tra i fisici e gli ingegneri, molto molto pratica, molto lontana dall'Olimpo matematico, no, astratto. Eppure c'è una classe di materiali che si chiamano materiali topologici. E se andate su, quando ero studente, quando mi sono laureato nel 1987, ovviamente di topologia e fisica non si parlava. Eppure adesso se andate a fate questa ricerca troverete tantissimo materiale. Perché? Perché appunto la topologia, per esempio, è quella disciplina, dicevo, astratta, che però, per esempio, ci insegna che una palla e una ciambella sono profondamente diverse. Se le fate, per esempio, di un materiale tipo il pongo, qualcosa di malleabile, voi non potete trasformare una palla in una ciambella. Ci insegnano i matematici, ne abbiamo qui alcuni colleghi, sono topologicamente diverse, così come sono diverse per esempio i pretzel che mangiate nelle birrerie bavaresi, no? Perché tu lì è il numero di buchi, no? Che differenzia. Cosa ha a che fare questo con i materiali? Non voglio adesso farvi una lezione sui materiali topologici, no? Ci vorrebbe troppo tempo, poi. Però diciamo, all'interno dei solidi ci sono gli elettroni, no? Mi sento parlare degli elettroni. Ebbene, questi sono caratterizzati da una superficie astratta che si chiama superficie di Fermi in onore, no, del nostro, diciamo, grande Enrico Fermi, un grande fisico, premio Nobel. Ebbene, questa superficie energetica può essere classificata così come le superfici della palla, della ciambella e così via. E questo era sconosciuto ai fisici di 40 anni fa, e adesso invece è attuale. Quindi questo è un esempio concreto, no, del motivo per cui è importante, coltivando la propria disciplina, avere un occhio, no, a quello che accade nella disciplina che sta accanto. Quindi queste due discipline si sostengono l'un l'altra. Credo di aver parlato anche troppo e quindi vi lascio al ricco programma che tutti i colleghi del Dipartimento hanno organizzato. Mi auguro che sia una mattinata piacevole. Mi auguro anche che tornerete numerosi come i nostri studenti in autunno. Avete visto, c'è un cantiere, ci stiamo facendo più belli e quindi saremo anche in grado di accogliervi meglio. E quindi di nuovo con questo augurio vi auguro una buona giornata. Grazie. Vabbè, vi parla Ilaria Brancatisano, responsabile di tutti della biblioteca. Sì, sono la responsabile della biblioteca di area scientifica, che è la biblioteca di riferimento di questo dipartimento, del Dipartimento di Informatica e Fisica e anche del Dipartimento di Scienze. Innanzitutto volevo portare da parte di tutta la biblioteca il nostro benvenuto a voi e anche l'augurio che questa giornata tutti gli altri appuntamenti organizzati dall'Ateneo per l'orientamento possano essere utili a voi per capire come orientarvi dopo la fine della scuola. E, per quanto riguarda i servizi bibliotecari, abbiamo dei servizi molto avanzati, quindi in questa sede trovate una delle nostre sedi della biblioteca in questo edificio, che è qualche stanza
Clear Solo Uscita è una piccola biblioteca con 40 posti di lettura dove trovate tutti i libri di testo adottati nei corsi di matematica. E poi abbiamo una sede lungo Via della Vasca Navale, che però diciamo, visiterete nel corso della giornata, questa è anche l'altra, che è una sede molto grande con 247 posti di lettura e dove trovate tutti i libri di matematica, di fisica e poi troverete anche libri di altre discipline, perché noi siamo contemporaneamente anche la biblioteca di area tecnologica, quindi anche tutti i libri che servono nei vari settori disciplinari dell'ingegneria. Entrambe le sedi sono aperte da lunedì al venerdì con orario continuato dalle 9 alle 20 e diciamo, l'invito da parte mia e da parte anche di tutti i colleghi è quello di quando diciamo, se deciderete di entrare a far parte della comunità di Roma 3, di frequentare la biblioteca perché vi posso assicurare che è uno spazio bello, confortevole e come anche scritto qua abbiamo chiesto tempo fa ai frequentatori della biblioteca perché la frequentano. Questa è una delle risposte che abbiamo ricevuto, è un posto tranquillo quando l'università diventa la tua seconda casa e in effetti diciamo che abbiamo sperimentato e questo anche dopo diciamo il blocco che ha costretto tutti noi durante il Covid, che è un posto accogliente che aiuta tantissimo nello studio perché diciamo vedere altre persone che si stanno concentrando aiuta diciamo a superare magari degli step, però è anche un posto sicuramente silenzioso, ma adatto anche alla socialità. Si fanno amicizie, magari si inizia a studiare insieme con altri ragazzi, vi posso assicurare che nascono anche tantissimi amori e quindi diciamo è un posto che veramente vi invito a frequentare. Trovate tantissimi libri, oltre ai libri che trovate a scaffale, abbiamo tantissime risorse elettroniche, abbiamo ormai una collezione di risorse elettroniche online utili negli ambiti disciplinari di quelli che saranno i vostri studi di livello, cioè quantitativamente molto, ha un'offerta molto ampia anche di livello. E nel pomeriggio potrete venire a visitare la biblioteca che sarà a porte aperte, troverete altri studenti e studentesse che svolgono la borsa di collaborazione, che viene diciamo bandita ogni anno dall'Ateneo, si può scegliere di prestare servizio in biblioteca, cosa che è estremamente utile perché in qualche modo vi aiuta a conoscere quelle che sono le risorse che potranno poi essere utili a voi per approfondire i vostri studi e trovate anche altri ragazzi del Servizio Civile Universale, potete fare a loro tutte le domande che vorrete e anche girare gli spazi liberamente, vi renderete conto insomma che sono degli spazi molto 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 belli, molto molto accoglienti. E non lascio, cioè vi lascio altro spazio ad altri agli interventi dopo, spero veramente che a settembre, ottobre farete parte delle nuove matricole di questo dipartimento e spero che avremo occasione di rincontrarci. In bocca al lupo. Buongiorno a tutti e benvenuti, io sono la presidente del corso di laurea in matematica e sono professoressa di algebra, mi chiamo Francesca Tartarone e appunto vi do il benvenuto al nostro dipartimento e in questa sessione in cui presenteremo il nostro corso di laurea. E mio collega Andrea Bruno, il professore Andrea Bruno, si occupa, professore di geometria, si occupa molto diciamo dell'orientamento anche della terza missione in questo dipartimento e quindi abbiamo organizzato una presentazione in cui inizialmente vi proporremo degli spunti per capire anche perché è interessante la matematica che forse voi non avete ancora incontrato a scuola, perché poi diciamo la grande novità è che la matematica che voi avete visto a scuola è veramente una infinitesima parte di quello che studierete qui e anzi molti studenti poi alcuni restano affascinati dalla novità, altri un po' spaventati perché si ritrovano a fare cose di cui non avevano la minima idea, pensavano di venire qui a fare le equazioni, a risolvere le equazioni di secondo grado o al massimo a studiare qualche solido di rotazione, invece si sono ritrovati di fronte a un panorama completamente diverso, quindi diciamo c'è anche, questo già ve lo dico, una piccola difficoltà di approccio iniziale, ma che noi vi aiuteremo con tutta la nostra esperienza e con tutta la nostra volontà e disponibilità a superare. E poi io rinterverrò a un certo punto per presentarvi tecnicamente come funziona il corso di laurea, quindi
quali sono gli esami, quali sono gli sbocchi e via discorrendo. Quindi intanto lascio la parola al professor Bruno. Certo, vieni. Vabbè. Allora, sostanzialmente adesso entriamo un po' nel vivo matematica. Ok, avete visto, naturalmente poi venendo avete visto gli ambienti, le facce, le persone, voi dovete capire insomma se questo è un mondo del quale volete far parte. Comunque, giusto per dare ordine, ora noi abbiamo un PowerPoint, credo parleremo una mezz'ora, io e la professoressa Tartarone, e in linea di massima cosa vi vogliamo dire in questa mezz'ora? Vabbè, adesso brevi cenni cos'è la matematica, e poi alcune tecnicalità, e poi dopo credo parlerà insomma, il nostro studente che ahimè si laurea e quindi ci lascia con grande dispiacere. Dopodiché, giusto per darvi un menù, ci sarà una conferenza di matematica, quindi andrò molto piano di un nostro giovane collega. E tutto questo per dirvi, e naturalmente però oggi approfittatene il più possibile, ecco lui bravo che prima già ha fatto delle domande, cioè ecco segnatevi delle domande, magari alla fine del seminario, anche dopo le presentazioni, vi prego fate domande, ok? Cioè siete qui, chi è interessato avrà dei dubbi, delle domande, noi siamo qui per quello, quindi fondamentale. Adesso io ora andrò secondo una scaletta, vado molto rapido. Allora, all'inizio, no? Tanto per cos'è la matematica, no? Allora, è molto difficile, proprio la matematica è specifica in mille cose, ma la peculiarità più grande è che è una delle materie che occupano più parte nei programmi scolastici di quasi tutti i licei. E quello che succede è che però la matematica scolastica è ferma all'Ottocento, cioè la cosa più recente è quello che vedete, chi sta in quinto, la famosa derivata, ma è una cosa che sostanzialmente è stata pensata tra 500 e 700 e poi formalizzata nell'Ottocento, ok? Voi calcolate che nell'Ottocento non è che non c'era il cellulare, il computer, non c'era la televisione, non c'era la radio, ok? Quindi voi immaginate che progressi. Quindi mo abbiamo delle slide, ma queste un po' di visi, di volti, ma insomma poi vedete i nostri. Aspetta, mo tanto per intenderci, abbiamo due o tre slide, ma era giusto. Ah, ecco, per esempio, no, giusto per intenderci. Ma pensate che già quando ero ragazzo, che ero studente di matematica, la gente, tu è cena, sai, no? Il medico fa quello, l'avvocato. Sa, sui matematici le persone, ma quello è proprio perché a scuola non c'è la matematica moderna, e ti chiedono, ah, ma perché c'è ancora qualcosa da fare in matematica? Ok, e invece è buffissimo, ce n'è veramente, non so come dire. Ce n'è tanta, per esempio, qui c'è una lista, vedi sono sette problemi, e credo è da 40 anni che sta in piedi, sono 40 problemi che se uno li dovesse risolvere, guadagnare anche solo per averli risolti, cioè uno basta, ci sarebbe un premio da $1 milione. Ok? No, ce ne sono tanti di premi. Però per farvi capire anche un po' la matematica, siccome ora cambio, ecco, vi parlo un attimo proprio così, della congettura di Poincaré, tanto questi sono nomi. Tra l'altro Poincaré, vedete, cioè pure Poincaré vive tra 800 e 900, quindi è uno dei sette problemi di prima, è l'unico che è stato risolto. Tra l'altro se voi smanettate sui giornali, su internet, questo che l'ha risolto è Gregory Perelman. Tra l'altro lui ha vinto per questo, per aver risolto, ma questa congettura era veramente una cosa pazzesca. E mo ve la racconto, cioè, ma veramente tre righe, mica, cioè, non sapete quanto c'è dietro. Però pensate, questo poi non ha neanche ritirato i premi. Ecco, questa è in bello, vabbè, la materia, vabbè, qui siamo all'estremo top, cioè nel senso che in linea di massima, poi, vabbè, ci sono delle cose sue personali, però so, non so come dire, se risolvi la congettura dei Poincaré, ecco, questo ti dà la materia. Quella volta che ti viene una cosa, sei così felice che
Cioè, manco $1 milione, vive in povertà con la mamma. Vabbè, allora, e comunque sia, no, perché mo adesso ho detto, parliamo un attimo di questo, perché vedete, il professor Remoni, Roberto Remoni è un fisico, ok? Noi siamo matematici. Ah, da dove nasce questa cosa? Guarda, ora non, io credo che si era iniziato a pensare a quelle cose, vabbè, dovevano fare l'inversa del logaritmo. È una questione su invertire le radici, fare le radici quadrate, le radici ennesime. Vedete, noi partiamo da considerazioni nostre, cioè i matematici che vivono in una comunità, poi siamo molto internazionali, ma sostanzialmente nell'Ottocento Poincaré ha iniziato appunto a parlare di questa topologia, e questa è una cosa molto particolare in matematica, credo è l'unico corso di laurea, ecco, di tutti gli esistenti, in cui c'è un corso, è un corso di secondo anno della laurea triennale, lo vedrete poi dopo nella lista. E è una cosa, sì, se andate a vedere le definizioni, adesso quasi vi spaventereste, invece al secondo anno già vi abituereste, già sareste abituati a ragionare astraendo. Perché? Non vi racconto giusto l'enunciato. La congettura di Poincaré era se un oggetto però di dimensione 3, ok? Prima si parlava di palle che si possono deformare o no in cilindri o lui parlava di ciambelle, ok? Allora, e il fatto topologico che li distingue è che la ciambella c'ha un buco e la palla no, ok? Cioè il buco lo crei facendo delle discontinuità. E la congettura di Poincaré diceva che analogamente in tutte le altre dimensioni un oggetto che non ha buchi si può trasformare continuamente in una sfera di dimensione n. Quindi è un problema molto, se volete, questa è una deformazione professionale, stavo per dire molto concreti. Ok, invece poi è stato divertente, cioè negli anni come si succede, prima hanno risolto il caso n maggiore o uguale di 8, poi tra 3 e 4 e 7 rimaneva questa in dimensione 3 ed è stata risolta, una cosa fantastica. Allora, questo tanto per dire, andiamo avanti, quindi vedrete che anche dopo ci sarà una conferenza, insomma, no, di un collega che racconterà la sua ricerca. Quindi, in questo volevo dire due cose. Allora, prima di tutto, non è che, questo è fondamentale, non è che uno si iscrive al corso di laurea in matematica e vuole diventare un matematico, ok? Quello, cioè, voglio dire, è una cosa, tra l'altro, assolutamente alla portata. Guardate, quello che ci vuole molto amore, deve molto, molto amore e molto impegno e basta. Cioè, non è che poi chissà, vabbè, oddio, per dimostrare la congettura di Poincaré forse un po' di talento è necessario. Però quello lo vedrete, cioè uno che si iscrive, magari poi si vede. E ci sono non solo tanti sbocchi o ulteriori professionali, in sintesi sono tre, poi ritornerà. E quindi la ricerca, l'insegnamento a scuola o anche insomma, poi chi fa ricerca insegna all'università e poi però molto, cioè molta necessità, lo leggete su tutti i giornali, se volete nella società, la ricerca nell'industria, eccetera, eccetera. Perché allora all'università no, uno si iscrive, segue dei corsi. I docenti sono degli scienziati, dei ricercatori in matematica, no, uno va, ma quello che voglio dire, la cosa principale che uno acquisisce è comunque una forma mentis, ok? Ah, qual è il modo di pensare, il modo di fare dei matematici? Ecco, i matematici, se uno lo deve dire in due parole, perché insomma questo poi troppo e non va bene, ma quello che fanno, analizzano quando hanno un problema, astraggono, vanno, cioè che poi è buffo perché il movimento è verso l'alto di astrazione, in realtà uno va a vedere alle radici del problema
Per miracolo, cioè, se fai le cose per bene, e noi da 2000 anni ormai sappiamo che cosa vuol dire fare le cose per bene, quando lo astrai, per paradosso, no? Sembra più generale, più difficile, invece lì magari si risolve veramente semplicemente. E in questo, insomma, quindi poi risolve il problema. Questo è il modo, ecco, vi abituerete a fare di dimostrare teoremi. Guardate, più che fare esercizi, guardare dimostrazioni, cercare proprio di capire, ok? La matematica è un po' è capire le cose. E quello, e poi chiudo poi il preambolo, la cosa divertente è che per paradosso, non lo so, miracolo, quello che vi pare, però questo modo di fare, di procedere, che poi è molto, no? Dicevo, la topologia nasce proprio da, in matematica molto un criterio che guida è la bellezza, ok? È bellezza e poi abbiamo verità, questi sono i due cardini. La cosa divertente è che in tutto questo gioco poi tutte le ricadute sulla tecnologia vengono tutte dalla matematica. Ok, ecco per esempio la topologia. Io sono un geometra. Ah, topologia, ma che cosa ha a che fare la topologia con la tecnologia? Ecco, adesso è da 20 anni che ora i fisici fanno di materiali che sono qui, insomma, fondamentali per il progresso tecnologico. È tutto questione di topologia. Ah, stavo parlando di topologia. Prendo 2 secondi. Per esempio, un corso che abbiamo in laurea magistrale. Voi pensate che negli ultimi 20 anni, sai, si sente parlare di data analysis, no? Ora c'è il problema che abbiamo tanti dati che dobbiamo immagazzinare. Ecco, adesso per esempio ci sono dei colleghi che sono geometri che dirigono l'ufficio ricerca di UniCredit, grande banca, no? Che ha 10 milioni di conti correnti e vuole capire ogni giorno che succede. Pensate che lo fanno usando la topologia, ok? Cioè, proprio topological data analysis, è una cosa proprio ultima. Ok, quindi più o meno questo corso di laurea in matematica, insomma, di questo si sta parlando. Dopodiché, qui a Roma 3, caliamoci, andiamo sempre più nel particolare e siamo molto ben attrezzati. Okay. Queste sono le branche della matematica e della fisica. E dopodiché anche lì il rapporto tra matematica e fisica lo metterei, scusate, già andiamo soltanto sui punti cardinali, per questo vi dico poi fate domande. E ok, io vado molto in generale, c'è da capire una cosa molto importante, anche in quello che ho detto prima, differenza fondamentale, scienza e tecnologia, ok? Che insomma poi voglio dire sono naturalmente legate tra di loro in maniera profonda, però diciamo matematica e fisica sono in questo molto simili. La differenza tra di loro è il fisico è più interessato a capire come funziona il mondo. Se vogliamo, il matematico è interessato a come funzionano tutti i mondi o come sarebbe meglio che funzionasse, no? Cose più ancora un pochettino più astratte rispetto al fisico, però comunque si parla di scienza, ok? Se volete, amore della conoscenza, va bene. Tecnologia è l'applicazione della scienza, e qui mi sto riferendo a ingegneria. Guardate, ovviamente potete immaginare io cosa preferisco, però voi, ecco, oggi vi risparmio tanti pistolotti. Dovete fare quello che siete portati voi a fare, ok? Cioè, non c'è una strada buona, quella è figa, quella no. Dovete fare quello per cui voi, ognuno di voi, gli piace essere, sentirsi. Una volta se va e vi impegnate, qualsiasi cosa facciate avrà successo. Punto. Se, no, senza stare a fare invece il discorso negativo. Allora, qui già ho accennato più o meno, appunto. Allora, quindi, questa, diciamo, i matematici fanno più o meno tutto. Ve l'ho detto, le tre grandi branche sono, cioè, ricerca, insegnamento, nelle applicazioni, sono come gli ingegneri, però. Guarda, non voglio, a me non piace, no, devia, però sono un po' a un livello superiore, è un po' la differenza tra il software e l'hardware, ok? Che il matematico, che
che ne so, molta c'è un'amica di Francesca che lavora in banca, cioè nelle banche, tutti li vogliono questi studenti di matematica. Il problema, tra l'altro, è che ce n'è pochi, ma lo sapete, cioè, si dice dalla mattina alla sera sui laureati famosi STEM, però boh, i matematici hanno il fattore X, dai, dice. Cioè, no, è inutile, no, vabbè, abbiamo poco tempo. No, poi non so come. Vabbè. Ah, guarda, vabbè, qui ora, cioè, quello che veramente, no, cosa distingue, no, sai, accenna, c'è cioè, quello che studia matematica, giurisprudenza. Guardate, sembra uno scherzo, là, da un lato, vabbè, non esageriamo, che sia, poi uno può cambiare, no? Invece è importante fare la cosa giusta. Ok, e guardate, già dopo 2 o 3 anni di università, no? Uno nasce al liceo, io ancora frequento gli amici del liceo, ma guardate, già dopo 3 o 4 anni, a furia di studiare, no, vabbè, chiaro, se uno non fa una mazza, sono tutti più o meno uguali, non c'è formamenti, però diciamo, in linea di massima, no? Tra studenti universitari. E ora, senza stare a fare l'elenco ogni disciplina, ecco, parliamo di matematica e anche fisica. E qui tra l'altro no, sono molto legati perché al primo anno ci sono dei corsi che fanno in comune, quindi i ragazzi poi parlano tra di loro, già questo è utilissimo. Comunque i matematici, vedete, modellizzare, risolvere problemi, analizzare i dati e situazioni. E non lo so, io mi ricordo quando ero ragazzo, cioè che ne so, uscivo con gli amici, io stavo lì e analizzavo il gruppo, le dinamiche, mi accorgevo che tanti gruppi di persone avevano le stesse dinamiche. Ok, ecco, questo si impara a fare a matematica. E poi ci sono le parole giuste. E tra le mille cose che è la matematica è un linguaggio, perché crea, tramite la matematica, crea mondi che non si parlano in apparenza. Ok. Io mi trattengo soltanto perché potrei parlare per ogni cosa per ore. Ah, tra l'altro, tra parentesi, no, ma ho fatto un PCTO la settimana scorsa, internazionalizzazione in lingua inglese, ok? Cioè, non è una cosa fica, ah, sa l'inglese, cioè, è proprio il minimo, ma questo ve lo dico in tutti i corsi di laurea, però qui nei corsi scientifici sì, perché noi scriviamo in inglese, pensiamo in inglese, cioè, perché i libri. Cioè, noi non ce ne accorgiamo se il libro è in italiano o in inglese. Noi l'assegniamo, io ho fatto le fotocopie delle slide dei ragazzi e non mi ero accorto che erano in inglese. Ok? Cioè, lo stesso deve essere per voi. Però stiamo nel 2024, quindi. Vabbè, dopodiché non so come dire, ci sono delle slide sull'occupazione. Vi ho detto, cioè. E già quando uno si laurea nelle materie scientifiche, ma insomma in matematica in particolare, tu devi dare dei dati, una banca dati, ti iniziano a telefonare il giorno dopo. E ripeto, in linea di massima quello che importa, vedete, c'è un 30% vedo in questa torta, istruzione e ricerca, informatica, altri 7, ma beh, molti sono appunto. Dunque, qui andiamo un po' su Francesca, andiamo proprio nello specifico. Qui a Roma 3, dove siamo, ci sono corsi di laurea. Allora, credo che ormai già sapete tutto, triennale, poi la magistrale. Vabbè, diciamo che ci sono tutti. Ah, qui una specifica, poi magari ve ne parla la professoressa Tartaroni. Abbiamo le lauree triennali o in matematica o in fisica, questo dipartimento. E la laurea magistrale o in matematica o in fisica, tra l'altro, boh, in genere si tende a rimanere però c'è anche la possibilità, qui abbiamo una laurea in scienze computazionali per chi ama proprio più le applicazioni, quindi no, insomma, dati, e crittografia, c'è tanta crittografia e cose del genere. Dopodiché c'è il dottorato. Quello è il percorso per chi vuole fare nella ricerca. Poi per chi vuole andare nella scuola ci sono altri percorsi, eccetera. E per chi vuole lavorare c'è il mondo del lavoro. E vabbè, gli studenti non so come dire, sono contenti. Non è retorica, vabbè.
No, cioè, no, a livelli, no, ieri, no, siamo tanto contenti, ma sul serio ce lo dicono. Vabbè, ma perché ci facciamo il mazzo e tra l'altro, ecco, chi, ecco, lei in particolare, noi, allora, guarda, all'università cambiano moltissime cose e quindi anche il rapporto con i professori è molto più, ecco, noi ogni anno cerchiamo di cambiare anche sulla base di quello che serve agli studenti. L'unica cosa, non suoni così. Però è fondamentale, cioè noi diamo e non è che esigiamo, però è fondamentale responsabilità, autonomia, impegno. Beh, cioè non so come dirvi, non esistono corsi laurea facili, ok? Cioè questo è fondamentale, ma per voi esseri umani e domani cittadini, cioè, ok? Dunque, c'era una cosa forse che volevo dire, che però non è detto, è che si vive molto, questo è specifico nei corsi di laurea scientifici, ma in particolare in matematica, è proprio si vive in comunità, ok? E tra l'altro, vabbè, ora poi come sono organizzati i corsi, tutti i corsi sono esercitazioni, tutorato, si vive molto in comunità, con i professori e tra studenti, ok? Eccoti, vuoi parlare da questo? Grazie Andrea. Sì, mi riallaccio all'ultimo argomento sulla comunità, che è molto importante. Purtroppo in quest'ultimo anno noi abbiamo avuto il cantiere su perché stiamo ristrutturando tutta la parte superiore, diciamo, che sta a Largo Murialdo. Quindi sono un po' mancati alcuni spazi comuni anche tra docenti e studenti, perché noi adesso siamo come docenti, siamo appoggiati a Vasca Navale, però entro ottobre, insomma entro l'autunno, dovremmo rientrare nella nostra sede e stiamo lavorando per dare anche agli studenti degli spazi aggiuntivi di ritrovo per poter studiare, dei laboratori di informatica nuovi. Quindi sicuramente, diciamo, quello che vedete adesso è uno status temporaneo, ma avremo sicuramente dopo l'estate, entro Natale, degli spazi tutti nuovi, ristrutturati, molto ampi per poter dare la possibilità ai nostri studenti di trascorrere qui gran parte della giornata, non solo quando ci sono le lezioni, ma anche nel pomeriggio per studiare insieme, fare degli esercizi insieme, andare dagli docenti a chiedere delle spiegazioni, perché noi docenti normalmente siamo sempre qui, cioè diamo un orario di ricevimento, ma in realtà poi gli studenti quando vogliono vengono, ci bussano alla porta, ci chiedono quello di cui hanno bisogno, oppure si prende un appuntamento online. Se sono studenti che abitano lontano, noi siamo anche molto disponibili sulle piattaforme online. E quindi, insomma, effettivamente c'è questo senso di grande comunità, non solo fra studenti, ma anche di rapporto con i docenti, con il personale, la nostra segreteria, i nostri tecnici, sono tutti molto disponibili. Allora, io partirei con una prima informazione importante per chi vuole iscriversi a matematica o fisica, e il percorso è lo stesso. Dunque, credo che molti di voi abbiano sentito parlare del famoso Talk CISIE, è un quiz che si differenzia seconda dell'indirizzo al quale voi volete accedere. Il TOLC-S è quello di scienze ed è quello più pensato per accedere a matematica e fisica, però noi prendiamo in considerazione anche il TOLC-I, che è il TOLC di ingegneria, e anche questi TOLC si possono non solo effettuare in qualche sede, ma anche da casa. CISIA è ormai, diciamo, un'istituzione in ambito universitario. È un'azienda, tra virgolette, che produce questi quiz di ammissione. Da quest'anno l'ha fatto anche per medicina, mi sembra. Quindi le date sono tantissime. Qui vi sono segnate le date di marzo, durante le quali noi lo faremo qui a Roma 3, perché noi comunque a Roma 3, a differenza di altre università che ormai non fanno più fare il talk in sede, noi diamo la disponibilità agli studenti di venire qui. Abbiamo una piazza telematica, quindi un'aula con un centinaio di postazioni,
E quindi se voi volete farlo in sede per non farlo da casa, perché da casa è comodo perché uno sta a casa, però ve lo dico per esperienza perché l'ha fatto mia figlia l'anno scorso, è complicatissimo perché bisogna avere una telecamera dietro che vi inquadra, il telefonino sul tavolo, bisogna inquadrare tutta la stanza, è uno stress allucinante, cioè ci mettete 5 ore per fare un talk che dura un'ora e mezza. Quindi io, se posso suggerire, prenderei al balzo la possibilità di farlo in sede, perché venite qui, vi sedete tutto pronto, dovete solo pensare a fare il quiz, non dovete pensare ad altro. Al resto ci pensiamo, diciamo, ci pensiamo noi, cioè i nostri colleghi che stanno in Ateneo. Queste sono le date di marzo a Roma 3, ma poi sul sito Cisia usciranno le date di aprile, di maggio, cioè tutti i mesi ci sono date, e a quanto ho capito, mi hanno spiegato che a Roma 3 tutti i mesi ci saranno delle date, per cui sarà possibile venire a fare il talk in sede. Lo potete fare anche in un altro Ateneo, sono validi su tutto il territorio nazionale. Quindi se voi trovate un posto, che ne so, a Firenze, cioè avete la nonna a Firenze, volete andare lì e ve lo fate lì, va bene. Non c'è problema. I talk sono validi su tutto il territorio nazionale, per noi, il talk S e il talk I, fra l'altro. A noi quello che interessa è il punteggio nel modulo di matematica, perché il TOLC ha 4 o 5 sezioni, che sono, per esempio, per il TOLC S c'è matematica, poi c'è fisica, poi c'è logica, problem solving, ora non ricordo, poi c'è una sezione in inglese. Siccome per tutte, questo vale sia per matematica che per fisica qui a Roma 3, siccome in fisica si parte da zero, problem solving, sinceramente, non è che evinciamo il vostro problem solving da 15 domande. A noi interessa la parte di matematica, che sono 20 domande, perché lì ci sono proprio le basi, cioè capire se voi sapete che cos'è una retta, una circonferenza, risolvere un'equazione di primo grado, cioè queste 20 domande a noi ci danno l'idea di qual è la vostra preparazione di base in matematica, e per i colleghi fisici è la stessa cosa, a loro interessa la base in matematica, perché per tutto il resto si parte da zero, quindi se voi non sapete niente di logica o di fisica, vabbè, ricominceremo in qualche modo. Quindi quando voi fate il talk lo dovete fare completo, perché CISIA non ci permette di prendere solo un pezzetto, però ricordatevi che per quanto riguarda l'accesso da noi, è importante il punteggio nel modulo di matematica, e il punteggio minimo per non avere gli OFA, cioè gli obblighi formativi aggiuntivi, è 6, quindi 6 su 20, ragazzi, è poco. Però nel talk ci sono i punteggi negativi, eh? Cioè se voi sbagliate una domanda andate indietro, quindi diciamo, se non rispondete a nessuna domanda è 0, vabbè, queste sono le regole che poi vi dirà il CISIA. Quindi per noi, per poter essere ammessi, immatricolati senza OFA, bisogna prendere almeno 6 nel modulo di matematica, sia del TOLC S che del TOLC I. Sì. Io provo qui l'esame oggi pomeriggio. Questo è esatto, ora ci arrivo. Poi c'è l'esame che si farà oggi pomeriggio qui in sede, che è per noi, per la missione, equivalente al CISIA. Quindi l'esame che si farà oggi pomeriggio ci avrà solo le 20 domande di matematica. Cioè noi ci siamo basati su qual è la nostra esigenza. Quindi chi si è iscritto a fare l'esame di ammissione oggi pomeriggio in sede farà solamente 20 domande di matematica, noi le conteggeremo come CISIA, quindi un punto se avete fatto bene, 0 se non rispondete, meno 0,25 se rispondete non correttamente. Se nel test di oggi pomeriggio prendete almeno 6, vi potete immatricolare senza OFA, sia a matematica che a fisica. Questa è un'opportunità in più che noi diamo e che è scritta nel bando di ammissione. Ok? Dopodiché, oltre, però vi dico che oltre al test di oggi pomeriggio e ai talk, che vi dico potete fare in tutta Italia, dove volete, se per esempio qualcuno fa un test di ammissione in un altro corso di laurea scientifico, che non è neanche un talk, noi lo prendiamo in considerazione, cioè ci mandate il certificato e la commissione didattica valuterà se questo test che voi avete effettuato è valido per l'ammissione. Sì? Sempre il test di pomeriggio, sì. È valido solo qui o anche quello a livello nazionale? No, quello è valido solo qui perché è una cosa nostra, le domande le abbiamo formulate noi, quindi diciamo è una cosa interna che vale per matematica e fisica a Roma 3, però è gratuito, quindi chi si è prenotato, insomma, ha questa possibilità in più. Il TOLC mi sembra che costa 30 euro, una roba del genere.
che cosa succede? Però attenzione, anche se prendete meno di 6 al TOLC, non avete questa sufficienza piena, non è importante, vi immatricolate lo stesso perché qui non c'è il numero chiuso, solo che dovrete recuperare questo piccolo debito. E normalmente per noi il recupero funziona che durante il corso di analisi 1 che si svolge al primo semestre, il docente dedica alcune ore, cioè non lui personalmente, ma abbiamo un tutor che si dedica a questo, dedicherà alcune ore per aiutare questi ragazzi che hanno avuto uno score, diciamo, basso al test d'ingresso, e quindi poi lo stesso docente di analisi 1 somministrerà a cadenza regolare dei quiz simili a questi, diciamo, del CISIA, però fatti in class, quindi su carta, insomma una cosa semplice, per farvi recuperare questi OFA. Quindi si farà, poi ci prenderemo carico di tutti gli studenti che non hanno superato il livello minimo del TOLC o di un altro test, e ci prenderemo carico di questi studenti offrendogli delle ore in più di esercitazione durante il corso di analisi 1 e facendogli fare un test qui da noi. Dopodiché gli stessi studenti a ottobre, novembre, quando si sentono pronti, possono anche ripetere il TOLC. I TOLC mi sembra che si effettuano fino a dicembre. Quindi se anche in una fase successiva voi fate un TOLC e prendete almeno 6 a questo modulo di matematica, ce lo presentate e il debito viene cancellato direttamente. Quindi insomma ci sono mille possibilità poi eventualmente per cancellare questo debito. Il test al momento, diciamo, siamo ancora in forse con l'Ateneo se renderlo comunque obbligatorio per l'iscrizione, anche se non è selettivo, vi ripeto, oppure addirittura, diciamo, non obbligatorio. Però che succede? Che chi non fa il test e si iscrive avrà gli OFA di default. Quindi io quello che vi consiglio è di farlo questo test, perché innanzitutto per voi è una forma di autovalutazione. Quanto vi rendete anche conto di quanto siete preparati, quanto dovete recuperare, insomma, cioè vi dà proprio un'idea di come state messi in matematica. E poi se riuscite a prendere questo 6, che è un limite abbastanza basso, vi scrivete direttamente senza debito, che è come partire già meglio, ecco. Quindi non sappiamo ancora, ripeto, se il test di entrata sarà obbligatorio o no, ma se anche non lo fosse, io raccomando caldamente di farlo a tutti quanti, perché è un, come dire, è diciamo, è significativo per farvi partire col piede giusto già da fine settembre, quando cominceranno le lezioni. Va bene? Quindi oggi, esattamente, dunque, poi noi abbiamo questa piattaforma e-learning sulla quale voi potete anche fare dei quiz che sono, diciamo, per la parte di matematica abbastanza simili al test CISIA, quindi potete fare delle simulazioni, vi potete esercitare in qualche modo, anche se ormai so che anche la piattaforma CISIA mette a disposizione degli studenti una forma di esercitazione online, quindi prima di lanciarvi, diciamo, a fare un talk vero e proprio, esercitatevi, questo è il consiglio che vi do, o qui sulla nostra piattaforma o sulla piattaforma del CISIA. Allora, e qui veniamo insomma un po' alle cose più tecniche, come è strutturata la nostra laurea triennale. Innanzitutto, primo e secondo anno, questi esami, questi insegnamenti sono tutti obbligatori, quindi non avete modo di scegliere niente, quindi non si presenta piano di studi, niente, cioè dovete fare questo. Come vedete abbiamo una grande varietà di insegnamenti, analisi, geometria, algebra, analisi, geometria, algebra, analisi, cioè fisica, però meccanica analitica, insomma abbiamo 4 esami di analisi, cioè ogni semestre siete battezzati con un esame di analisi, ogni semestre, primo e secondo semestre del primo anno, primo e secondo semestre del secondo anno. Poi abbiamo algebra 1 e algebra 2, che non è assolutamente, cioè l'algebra non sono i polinomi, ve lo dico, cioè perché siete tutti convinti che l'algebra sono i monomi, i polinomi, no, non c'entra niente. È un esame molto astratto, scusate, oggi io non sto neanche benissimo, quindi ho questa voce. È un esame molto astratto dove in realtà si studiano proprio le strutture algebriche che poi vi servono anche negli altri insegnamenti. Poi abbiamo algoritmi e strutture dei dati, un esame di informatica, diciamo, di base,
e poi si comincia con geometria e algebra lineare, e poi ci sono altri due esami di geometria al secondo anno, perché topologia è un altro esame di geometria, un esame di introduzione alla probabilità, e meccanica analitica, che è fisica matematica. Allora, questi insegnamenti sono tutti da 9 crediti, sono abbastanza corposi. E come funziona, diciamo, l'insegnamento? Ogni docente in ciascuno di questi insegnamenti è affiancato da 2 altre figure. Uno è un secondo docente che fa delle ore che noi chiamiamo di esercitazione, ma in realtà non sono esercitazioni, sono in didattica integrativa. Cioè il docente titolare in classe vi fa tutta la lezione, teorema, dimostrazione, esempio, controesempio, congettura. Poi arriva il secondo docente, che è spesso è uno dei nostri colleghi più giovani, o comunque insomma ci scambiamo il favore fra di noi. Se non abbiamo docenti, bandiamo dei posti all'esterno, ma saranno sempre docenti che prendono questo incarico. E in questa didattica integrativa, che si fa una volta a settimana per ogni corso, si fa un po' il punto della situazione su quello che ha spiegato il docente durante tutta la settimana, e si impartiscono anche degli esercizi magari un pochino guidati, in modo tale che lo studente possa anche imparare qualcosa dallo svolgere questi esercizi. E poi, oltre al primo docente che fa le lezioni, il docente di didattica integrativa, abbiamo un tutor per ogni corso. Il tutor invece è uno studente senior, quindi sono magari nostri studenti di magistrale, qualche nostro studente di triennale molto bravo, che partecipano a questi bandi che noi pubblichiamo. Quindi sono dei lavori veri e propri, sono pagati questi studenti per fare queste ore di tutoraggio, e sempre una volta a settimana loro svolgono solo esercizi. Cioè loro hanno una loro classe, cioè noi gli diamo un orario, un'aula, gli studenti vengono in classe come se fosse una lezione, ma al posto dei docenti trovano il tutor. Spesso sono 2 tutor per ogni insegnamento, così diciamo avete più modo di parlare con loro. E i tutor portano un foglio con degli esercizi da svolgere in classe insieme, quindi diventa quasi un lavoro di gruppo. Cioè gli studenti fanno l'esercizio da soli oppure in gruppo, il tutor glielo svolge alla lavagna, ed è un modo per darvi più possibilità di esercitarvi e di avere anche contatto con la struttura. Queste ore di tutoraggio sono importantissime, perché effettivamente il docente spesso dà ai tutor da svolgere degli esercizi che poi sono simili a quelli che usciranno al compito in qualche modo. Quindi insomma queste ore di tutorato sono molto importanti. E poi magari lo studente col tutor si sente più, come dire, si fa meno problemi a fare una domanda, perché all'inizio, poi dopo no, cambia il rapporto con noi docenti, però quando arrivano gli studenti del primo anno, noi li vediamo sempre molto timorosi nei confronti dei docenti, anche se devono fare una domanda, devono chiedere qualcosa, nonostante noi diamo massima disponibilità. Però io lo capisco, insomma c'è anche un gap generazionale insomma notevole. Invece con i tutor, che sono ragazzi magari che hanno 2 o 3 anni più di voi, il rapporto è chiaro che è più semplice, no? Quindi pure che uno vuole fare una domanda, penso, oddio, ma questa è una stupidaggine, ora come la chiedo? Al tutor gliela chiedete più facilmente, anche se io invito sempre gli studenti a chiedere a noi docenti tutto quello di cui hanno bisogno. E quindi diciamo il primo e il secondo anno sono scanditi da questo calendario molto fitto, ma noi facciamo molta attenzione a, soprattutto c'è la nostra collega che fa gli orari, che impazzisce ogni volta, perché cerchiamo, ovviamente non c'è sovrapposizione fra i corsi del primo anno o quelli del secondo anno, perché dovete seguire tutto. Poi cerchiamo per esempio di mettere tutte le lezioni di mattina, in modo tale che se qualcuno anche viene da fuori, almeno le lezioni se le può seguire la mattina. E poi il pomeriggio ci sono spesso le ore di tutoraggio, qualche esercitazione che vi dico sono importantissime, però perlomeno cerchiamo di agevolare la mattina per quanto riguarda le ore di docenza. Poi, quello che abbiamo fatto fino a quest'anno, ma che diciamo non so ancora confermarvi per l'anno prossimo, io come presidente della commissione didattica ho raccomandato ai docenti di trasmettere tutte le lezioni in streaming, perché noi abbiamo, per ogni corso, abbiamo un canale di Team, quindi è una piattaforma online, diciamo, a cui possono accedere tutti gli studenti iscritti. E gli studenti si possono iscrivere ai team dei vari insegnamenti liberamente. Che cosa succede su questo team?
Questo team, innanzitutto, il docente mette tutto il materiale didattico, diciamo c'è un rapporto diretto con gli studenti, no? Perché anziché magari mandare una mail, io scrivo sul team: ragazzi, domani la lezione arrivo 5 minuti dopo, oppure dobbiamo fare questa cosa. Cioè, tutto perlomeno io lavoro così, scrivo molti avvisi su questo team. E poi quello che normalmente noi facciamo, che abbiamo fatto finora e stiamo cercando di continuare a fare, però dobbiamo sempre avere benestare dell'Ateneo ogni anno e poi comunque è scelta del docente, è di, io per esempio registro tutte le lezioni, il prossimo anno tra l'altro Algebra 1 la farò io, e quindi noi normalmente l'80% dei nostri docenti registra le lezioni, quindi voi potete anche rivedere le lezioni registrate in aula, non sempre le lasciano tutto il tempo, magari alcuni docenti lasciano le lezioni sul team 2 settimane e poi le cancellano. Però per dire che se voi un giorno avete un problema, siete ammalati, c'è lo sciopero, insomma, noi cerchiamo di farvi recuperare queste lezioni in qualche modo, e per quest'anno è andata bene. Cioè abbiamo, da quando c'è stato il Covid, abbiamo cominciato a trasmettere e registrare, e mentre che alcuni corsi di studio, finita l'emergenza Covid, hanno chiuso i canali, noi li stiamo continuando a mantenere aperti. Ora, per quanto tempo non lo so, cioè io, a me sembra una buona cosa di farlo per, diciamo, anche per il futuro, però ovviamente non è che tutti siano d'accordo, è a libertà del docente. Finora io ho spinto per farlo fare il più possibile, questo vi posso dire. Questo è il terzo anno chiaramente è un pochino più di chiusura, quindi ci sono come unico corso obbligatorio c'è Fisica 2, dopodiché ci sono 5 corsi a scelta. Questi 5 corsi a scelta saranno presi sia tra corsi proprio di matematica, sia tra corsi di informatica o fisica, e perché comunque vogliamo dare la possibilità, almeno al terzo anno, agli studenti di vedere anche qualcos'altro, perché poi si dovranno indirizzare verso la magistrale, e quindi è giusto anche che vediate. Noi abbiamo anche una magistrale in scienze computazionali, non solo una in matematica, quindi seguire al terzo anno anche degli insegnamenti più di indirizzo applicativo informatico vi può permettere di capire se quella può essere la vostra strada, piuttosto che continuare con la matematica teorica. E poi abbiamo, vabbè, la tesi finale, una tesina diciamo abbastanza semplice, non è come la tesi di magistrale, normalmente si fa in 2 o 3 mesi, insomma. È una cosa semplice, c'è una discussione, però queste sono cose insomma di là da venire, poi quando vi scriverete, se vi scriverete, capirete un po' come funziona. Fino al terzo anno c'è tempo, c'è l'idoneità di lingua inglese, questa ormai è obbligatoria, e poi abbiamo sempre nella nostra laurea triennale abbiamo diciamo 3 indirizzi principali, cioè un indirizzo teorico, un indirizzo applicativo e l'indirizzo didattico. È ovvio che questi 3 indirizzi, che poi voi dovrete scegliere quando presenterete il piano di studi, che si presenta normalmente alla fine del secondo anno, a seconda dell'indirizzo che voi sceglierete, farete qualche corso a scelta, più in informatica o più in matematica teorica o più in didattica, per dire, no? E questo vi dovrebbe già indirizzare poi verso la futura scelta della laurea magistrale. Tenendo presente che, per come è organizzato il corso di laurea, come sono organizzati la maggior parte dei corsi di laurea oggi, che sono nel 3 più 2, quando voi avete preso una laurea triennale in matematica, non è che sia, cioè io mi auguro sempre che voi proseguiate sulla una laurea in matematica o in scienze computazionali, però diciamo noi per esempio abbiamo avuto casi di o nostri studenti che sono andati a scegliere poi una laurea magistrale diversa, oppure abbiamo accolto, noi accogliamo in magistrale molti studenti che hanno una laurea triennale non in matematica, per esempio molti in ingegneria, qualcuno in fisica, che a un certo punto hanno deciso di cambiare strada. Quindi diciamo il percorso triennale vi indirizza sicuramente in un certo modo, però lo dovete prendere anche come un'occasione per capire che cosa volete fare poi da grandi. Perché a quel punto, quando voi arrivate in magistrale, potete anche un po' aggiustare il tiro. Certo, passare da matematica a lettere antiche è un po' difficile, però ci sono tante possibilità di corsi di laurea scientifici che potete anche considerare. Ed ecco qui, e queste sono le nostre lauree. Allora, abbiamo la laurea magistrale in matematica, quindi stiamo andando un pochino oltre.
la laurea magistrale in matematica ha tre indirizzi che sono il teorico, il modellistico applicativo, non ho scritto applicativo perché non c'era spazio, e questo didattico sarebbe didattica e comunicazione scientifica. Questo è un indirizzo nuovo che abbiamo aperto qualche anno fa e che devo dire va molto bene, soprattutto per chi vuole andare a insegnare a scuola o si vuole dedicare di più proprio alla comunicazione, che è anche un settore che sta trainando moltissimo negli ultimi anni nel campo del giornalismo scientifico, insomma del multimediale. E poi abbiamo invece una magistrale in scienze computazionali, in cui ovviamente già dal nome si capisce che il focus è più sull'applicazione. E qui abbiamo tre indirizzi, che sono sicurezza informatica, big data, intelligenza artificiale, ma insomma c'è molto altro. E abbiamo addirittura qui un indirizzo nella sicurezza informatica, c'è cioè l'indirizzo di crittografia, dove noi abbiamo anche dei contatti con aziende che offrono delle borse di studio interessanti, perché poi diciamo a livello di mentre a livello di triennale di tirocinio non si fa praticamente nulla, a livello di magistrale sono molto importanti anche i tirocini nelle aziende, quindi abbiamo contatti con aziende esterne che ci chiedono studenti per appunto fare degli stage. E quello che vi posso dire dalla mia esperienza è che quando si esce da una magistrale scientifica, che può essere matematica, scienze computazionali, io penso anche fisica, avranno la stessa esperienza, e cioè si esce già col lavoro in tasca. A me personalmente mi chiedono continuamente di dare dei curriculum dei nostri studenti, perché io ho diciamo dei contatti con alcune banche importanti dove ho lavorato in passato, e mi chiedono sempre questi curricula, e io quando chiamo i miei studenti per chiedere se mi vuoi dare il curriculum, mi dicono che già lavorano. Quindi, insomma, dal punto di vista poi occupazionale, una volta che si è arrivati veramente in fondo, problemi non ce ne sono. Anche quei dati che vi ho fatto vedere prima il mio collega Andrea Bruno, quelli sono un po' datati, perché risalgono al 2018-2019, è ovvio che anche adesso gli stipendi sono più alti e le possibilità di lavoro sono diverse. Questo poi è un master che noi abbiamo attivato, il Master Data Analytics, che è in, l'abbiamo attivato dal 2022 ed è un master che si occupa proprio di cose molto computazionali, e quindi anche qui ci sono contatti con le aziende. E questo mi sembra che è un master, c'è nessuno che me lo può suggerire. È di primo livello questo master, quindi questo è un master che si può seguire dopo la laurea triennale, e c'è anche questa possibilità. Ho fatto una triennale, non mi va di continuare con una magistrale che magari è troppo impegnativa, posso anche trovare dei master che durano un anno, che vanno su argomenti un pochino più specifici che mi possono piacere per lavorare, questa è anche un'altra possibilità. E da quest'anno abbiamo anche un master di secondo livello, questo, quindi vuol dire dopo la magistrale, in comunicazione della scienza e della ricerca scientifica. Quindi questo, come vi dicevo, si collega anche un po' al nostro curriculum di magistrale, che è il curriculum di didattica e comunicazione. Questo è anche un settore che va molto. Diciamo, sono tutti settori che possono sembrare molto di nicchia, ma dovete tenere presente che i laureati in queste materie sono pochissimi. Quindi è chiaro che quando esce un'opportunità di lavoro in questo ambiente magari i posti sono pochi, ma i partecipanti a volte sono anche zero, quindi diciamo si lavora molto sulla qualità più che sulla quantità. I nostri laureati ogni anno magistrali, intendo, non arrivano a 20. Quindi voi immaginate, per carità, Roma 3 piccolina, però non pensate che in altre università ce ne siano tanti di più. Quindi stiamo parlando veramente di una comunità molto piccola e molto ricercata. E le opportunità sono tantissime. Poi ovviamente con l'andare avanti della tecnologia, delle esperienze lavorative, escono fuori i lavori che io adesso non vi saprei neanche dire, perché chissà che cosa succederà fra 5 anni. Ma una cosa è certa, lo sviluppo tecnologico è inarrestabile. E figure che abbiano capacità, diciamo, di analisi scientifica dei dati, capacità di ragionamento logico, saranno sempre più richieste.
saranno sempre più richieste. Dopodiché vi invito ai prossimi appuntamenti che saranno ad aprile, che è una mostra sulle tecnologie quantistiche. Poi abbiamo Orientarsi a Roma 3 a luglio e la Notte Europea dei Ricercatori a settembre. E le date ancora, la Notte dei Ricercatori è sempre l'ultimo venerdì di settembre, quindi ora il giorno esatto non lo so, ma se guardate sul calendario lo trovate. Orientarsi a Roma 3 è, come dire, un evento non specifico come quello di oggi, si svolge negli ambienti del rettorato di Roma 3 ed è una giornata in cui ci sono stand un po' di tutte le vari corsi di studio, vi danno dei volantini, delle informazioni, diciamo è una di queste manifestazioni come se ne fanno adesso a volte anche nei centri commerciali, in altri posti, però lì è tutta Roma 3, tutti i corsi di laurea di Roma 3. E vi danno informazioni anche su come iscriversi, matricolarsi e via dicendo. Poi un'altra cosa che non ho detto, perché di questa cosa al momento ancora non abbiamo delle decisioni ferme, è che comunque ci saranno sicuramente delle borse di studio. Allora, per quanto riguarda l'immatricolazione, da quando c'è stato il Covid, per matematica e fisica noi abbiamo sempre avuto l'immatricolazione gratuita per chiunque, cioè non basata sul voto di diploma, su un quiz, su niente, cioè vi iscrivete e l'immatricolazione è gratuita per tutti gli studenti. Questa cosa ce la confermano sempre verso giugno, perché l'Ateneo deve fare un attimo i conti, vedere il bilancio e ci dice se c'è la possibilità. Ma io sono abbastanza convinta che anche per quest'anno sarà così, perché ormai negli ultimi anni questo, diciamo, è un trend che abbiamo sempre seguito. Quindi intanto per gli studenti del primo anno ci dovrebbe essere questa immatricolazione gratuita. Poi noi, diciamo, nel tempo mettiamo a disposizione, a seconda delle possibilità che abbiamo nel nostro budget, anche delle borse di studio di vario genere. E ora non vi parlo di queste borse perché per il prossimo anno le dobbiamo ancora decidere, mettere, perché stiamo aspettando anche noi il budget di Ateneo, però ci sono varie possibilità di ottenere delle borse, però quelle poi sono delle borse di merito, quindi saranno assegnate a studenti che magari, che ne so, dopo un anno hanno una media di un certo tipo, hanno conseguito un certo numero di crediti. Quindi questa è una cosa che eventualmente a voi interesserà dal secondo anno. Però ecco, già se nel primo anno c'è l'immatricolazione gratuita per tutti, mi sembra un buon vantaggio. E poi non so, Andrea, c'è qualche altra cosa che vogliamo dire? Magari mi sfugge qualcosa. Sembra che poi se avete domande fatemele anche adesso. Io nel frattempo ragiono se ho dimenticato qualcosa. Guarda, io, cioè, appunto, se ci sono domande, io adesso le slide, il programma, allora, è anche tanto in ritardo, però adesso, come quello che pensavo di fare, adesso c'è un nostro alunno, che è alunno, Alessandro. Alunno. Sì, dottor Savio Antonio, perché l'ho dato 3 volte. E poi dopo un po' di minuti di pausa è già arrivato il collega che poi farà un seminario in cui racconta la sua ricerca. E dopodiché io direi, tu non so, rimani? Magari, cioè, verso le 12:30, ecco, facciamo, cioè, vi prego, cioè, domandate tutto quello che avete. Se avete domande adesso, procedete. Se no, noi continuiamo, ok? Grazie Francesca. Va bene. Buongiorno a tutti. Sono il dottor Savio Antoni, perché sapete, avendo già finito la triennale ho un titolo, però mi potete chiamare Alessandro, vi concedo questo onore, quindi ringraziatemi dopo. Sono qui per raccontarmi della mia esperienza di vita universitaria. Mi ricordo quando avevo la vostra età e andavo ancora al liceo. Ah, quanti anni sono passati? Io andavo alla Briola, che è un liceo di Ostia, e al quinto anno ero un po' non ero molto indeciso, ero tipo, mi piace la matematica e voglio continuare a fare matematica. Quindi ho fatto le attività di orientamento e ho deciso di venire a Roma 3.
punto che mi ha conquistato, ha detto è la più vicina, ho detto perfetto, eccomi, arrivo. Quindi la mia strada arriva a Roma 3, questa è la sede vecchia, quella che adesso stanno facendo i lavori di ristrutturazione. In primo piano c'è questo bellissimo prato in cui mi ricordo di aver fatto qualche picnic dopo 12 ore di lezione, che mi ha salvato la vita. Non erano veramente 12 ore di lezioni, però all'inizio potevano sembrare, perché il primo impatto, io ero uno di quelli che credeva, ah, matematica, farò tutto il giorno studi di funzione, che bello, eh? Invece non è andata così, è stata un po' dura, però grazie alle esercitazioni, tutorati, incontri con i professori e anche parlare e studiare con gli altri compagni di corso, sono riuscito più o meno a riprendere, a mettermi in carreggiata e a fare tutte le analisi che avete visto, e anche una in più, diciamolo. Poi ho avuto l'opportunità di vincere una borsa di collaborazione e quindi addirittura mi pagavano per venire all'università, ragazzi, cioè, straordinario. Lavoravo al laboratorio informatico e in cui mi sono anche un po' impratichito con i computer. Ecco, l'informatica non è mai stato il mio punto forte, però ci si prova. Poi dovevo laurearmi, è stato l'anno del Covid. Diciamo un po' scombussolati i miei piani, però l'università si è attivata molto in fretta con fare le lezioni online, per gli esami anche, quindi è andato bene. Diciamo, immagino anche per voi il Covid sia stato un periodo faticoso, io ho dovuto dare gli ultimi esami a distanza, e tutti i miei amici che mi ero fatta all'università eravamo tutti a casa ovviamente, e quindi un po' mi mancava la vita universitaria. Anche per quando stavo scrivendo la tesi già si poteva tornare, e quindi è stato bello rivedersi, perché, cioè, ok, va bene, io non sono una persona super socievole, però ho detto, vabbè, vado a matematica, ci saranno tutti matematici più o meno, quindi sarà nel mio ambiente naturale. Invece era pieno di persone completamente diverse da me, ed è stato bellissimo, ho incontrato veramente tante persone, molte finite la triennale, non molto, un paio finite la triennale sono andate a lavorare, altre hanno continuato a studiare, però abbiamo preso magistrali diverse, quindi non ci vedevamo più a lezione, però comunque finite le lezioni, eravamo rientrati alle 9, avevamo finito alle 6 di pomeriggio, e vabbè che non vai a fare un aperitivo tutti insieme per raccontarti com'è andata, discutere, parlare, quindi è stato un ambiente, dici qui in prima fila qualcuno dice di no, però posso capire che non sembra molto allettante, però veramente sempre, cioè non pensavo di divertirmi così tanto a studiare matematica, incredibile, colpo di scena. Finita la triennale è il momento di guardarsi intorno. Una cosa che mi piace molto di Roma 3, e non mi pagano per dirla, è che ascoltano gli studenti. C'erano studenti interessati alle applicazioni della matematica, bam, magistrali in scienze computazionali. C'erano domande per una magistrale in didattica, magistrale di matematica con indirizzo didattico e di comunicazione, che è proprio quella che ho fatto io. Quindi non sono andato, dovuto andare molto lontano, ed sono di nuovo a Roma 3 per fare questa magistrale. Appena cominciato la magistrale ho detto vabbè, bello tutto, però vorrei andare a vedere anche qualche altro posto, quindi sono salito su un aereo e sono andato in Erasmus. Per andare in Erasmus non è così semplice, cioè a parte vincere la borsa dell'Erasmus e tutto, però devi sapere anche la lingua del paese in cui vai. Io sono andato in Portogallo, sapevo assolutamente zero del portoghese, ho detto vabbè, come si fa? L'università è venuta, ha detto non ti preoccupare Alessandro, ci pensiamo noi, e mi hanno fatto fare delle lezioni di portoghese mentre stavo qui a Roma 3. Eravamo io e altri tre studenti, ci hanno insegnato tutto il portoghese, e quando sono andato in Portogallo ho fatto le lezioni e pure gli esami in portoghese, quindi perfetto. Poi sono tornato, ho fatto gli esami, questa è la parte noiosa degli esami, quindi avrete modo di scoprirlo, quindi non ve la racconto. Però come si diceva prima, parte della magistrale e anche un tirocinio. Essendo didattico, secondo voi dove l'ho fatto il tirocinio? A scuola! Quindi volontariamente sono tornato a scuola dopo aver finito tutti gli anni di liceo così. E l'ambiente è stato super accogliente, è bellissimo. Stare dalla parte del professore
veramente bello, ti dà un sacco di potere. Non torturavo gli studenti, però mi sarebbe piaciuto, diciamolo. E non li torturavo. Sono dai, siete simpatici, ragazzi, non vi torturerei mai. Vabbè, e quindi ho finito questo tirocinio e ora ho finito di scrivere la tesi proprio su questa mia esperienza. E quindi è stato veramente tutto super pratico. Ora ve l'ho raccontato in minuti, ci cioè è voluto anni della mia vita, però tornando indietro, su 10 volte, 9 sceglierei di fare matematica e quell'ultima volta farei il mantenuto probabilmente, però solo per dire, ah, ci stava meglio a fare matematica. Però vi ho raccontato solo dell'università, cioè solo degli studi. Secondo voi l'università è tutto qui? No, ci sono un sacco di altre cose. Chi ha risposto sì, scoprirà che ci sono un sacco di altre cose. C'è una radio, mi hanno intervistato perché durante il primo anno, tra tutte le università c'è stato un torneo di scacchi. Ho detto, boh, mi piacciono gli scacchi, sono in matematica, sai, un po' il luogo comune. Quindi vado, arrivo terzo e a parte una medaglia di bronzo gigantesca, mi chiedono di essere intervistato alla radio dell'università. Io dico, ah, c'è una radio dell'università, non lo sapevo, che è gestita completamente dagli studenti, invitano le persone, è molto bella. Non so se i gusti musicali, quali cosa trasmettono, può piacere a tutti, però è bello. L'Erasmus, come vi ho detto, l'ho fatto. Se eravate attenti, sapete anche in che paese l'ho fatto. Sì, qui. Roma 3 Sport, perché a parte gli scacchi erano con Roma 3 Sport, però l'università include un sacco di. C'è una squadra di calcetto, poi si possono affittare i campi da tennis, di calcetto, si fanno corsi di yoga, mi pare anche arti marziali per un paio d'anni. Quindi si può anche essere sani mentre si studia, sani nel corpo e nella mente, e quello lì in alto è il CLA, cioè il Centro Linguistico di Ateneo, dove ho fatto appunto il portoghese. Però non è finita lì, perché un paio di anni fa, dopo l'Erasmus, ero, ah, beh, dai, studiare portoghese mi è piaciuto, mi piacerebbe studiare un'altra lingua. Ho visto che il CLA offriva corsi gratuiti di tedesco e mi sono messo a studiare tedesco. Poi, fa come sia andata l'esperienza, non lo racconto perché potrebbe essere compromettente per la mia carriera, però era gratis, c'è stata l'opportunità completamente a caso, ho studiato tedesco da matematico e non lo so, era proprio, ah, che bello, mi sento così curato che posso fare tutte queste cose. La fisica incontra la città è una serie di conferenze che si fanno aperte a tutto il pubblico, ce n'è stata una molto bella e dopo che è uscito Oppenheimer, chi di voi ha visto Oppenheimer per alzata di mano? Per chi non l'ha visto, immagino lo conosca. Comunque c'è stato un boom di domande sulla fisica e quindi i nostri professori di fisica hanno fatto questa serie di incontri con le persone che erano interessate. Molti erano studenti, però molti erano anche gente che comunque aveva domande fuori dall'università. Quindi, come potete vedere, spero abbiate capito dal mio racconto, l'università è sia studio che molte altre cose, e tutte insieme e anche separatamente sono bellissime. Se avete domande da farmi, io adesso vado a finire di scrivere la tesi, quindi è l'unica opportunità che avete per parlare con me, l'estimato dottor Saviantoni, altrimenti se non ci sono domande significa che sono stato bravissimo e quindi mi merito dei punti in più, quindi non fate domande. Va bene, buongiorno a tutti. Allora, io comincio piano piano, così poi nel frattempo gli altri ci raggiungono. Allora, io sono Luca Schaffner e sotto suggerimento del professor Andrea Bruno, mi ha chiesto gentilmente di parlarvi di due cose. Uno è brevemente raccontarvi il mio percorso, perché, soprattutto perché io ho iniziato a studiare matematica proprio qui a Roma 3. E poi dopo, nella seconda parte, un po' più lunga, vi parlerò un po' della ricerca che ho condotto, quindi, ovviamente in matematica. Quindi, vabbè, iniziamo con il mio primo compito per oggi,
Allora, in breve, come vi dicevo, ho iniziato con una laurea triennale qui a Roma 3, dal 2007 al 2010, quindi un po' di tempo fa. Sin dall'inizio ero interessato a tematiche di matematica pura, quindi mi ero concentrato a fare tutti i corsi astratti, però come diceva anche il collega prima, ci sono anche opportunità di cose più relative all'insegnamento, o magari cose computazionali, ero più orientato sulla matematica pura. Cosa che poi ho coltivato ancora con la laurea magistrale, sempre qui a Roma 3, che ho finito nel 2012. Dopodiché, diciamo, io volevo continuare a studiare perché mi piaceva, ho avuto una posizione di dottorato negli Stati Uniti, alla University of Georgia, dove sono stato per 5 anni, dal 2012 al 2017. E lì, diciamo, uno inizia a fare ricerca originale, bisogna scrivere una tesi di dottorato su un argomento che non si conosce, su una cosa nuova, e diciamo da lì ho iniziato a specializzarmi in questo ambito della matematica che si chiama geometria algebrica. Una cosa che scoprirete appena andrete a studiare matematica è che, diciamo, non è una cosa sola, ci sono tanti tanti settori, e a me piacevano cose relative all'algebra e alla geometria. Ok? A quel punto mi era anche chiaro che volevo, diciamo, continuare a stare in università e quindi ho iniziato ad avere svariate posizioni da ricercatore e quindi ho fatto una cosa che si chiama postdoc, questo è un nome che magari non si sente spesso, postdoc è una posizione che vuol dire post-dottorato, dove si conduce ricerca, si conduce insegnamento. La mia prima è stata per 3 anni sempre negli Stati Uniti, all'Università del Massachusetts ad Amherst, e poi dopo sono ritornato in Europa e sono stato 1 anno e mezzo in Svezia, al KTH, che è l'Istituto di Tecnologia di Stoccolma. Dopodiché ho vinto una posizione qui a Roma 3, dove sono dal 2022 come assistente professore. Cioè, quindi questo è stato un po' il viaggio che ho fatto prima di arrivare qua. Ci sono domande a riguardo, curiosità che mi volete chiedere, perché poi parte la parte di ricerca e quindi... Prego. Ottenuti i costi delle lezioni in America? Bisogna fare domanda. Sì, alla fine, diciamo, bisogna insomma fare negli Stati Uniti, nello specifico, bisogna fare dei test specifici che vogliono loro, però sì, insomma, ci sono un po' di cose da preparare, poi uno manda e prega che, esatto, esatto, che vada. Esatto. Altre domande? Prego. In realtà tutti parlano inglese, però ho fatto comunque un corso di svedese, ho un A1 in svedese, perché era difficile anche fare la spesa, perché cioè, era una lingua di cui non sapevo neanche come dire sì. Quindi, però alla fine, diciamo, è un paese dove tutti parlano l'inglese, e poi è stato anche divertente imparare a livello base una lingua nuova, quindi non è stato assolutamente un fattore che mi ha dato fastidio in ogni momento, ecco. Risponda alla domanda. Altre domande? Prego. Diciamo, io all'inizio sapevo che volevo fare il dottorato, ero aperto a farlo all'estero, però ovviamente non sapevo dove andare, e allora mi sono stati dati dei nomi di università a cui fare domanda, perché magari c'era qualche persona con cui avrei potuto parlare. Ovviamente poi questo inizia a diventare una posizione di ricerca, quindi in base agli interessi che uno coltiva durante la magistrale deve esserci un qualche punto di contatto. Fare domanda a caso sarebbe molto difficile, insomma, quindi ovviamente mi sono state date una lista di posti in cui al quale fare domanda. Altre domande? Prego, magari come fa? Guarda prima lei, che è la prima domanda che fa. Ma quando è andato, diciamo, già negli Stati Uniti e Svezia, è riuscito a mantenere le amicizie con l'università qui? Oppure ha fatto amicizie nuove, diciamo, negli Stati Uniti? A quel punto, diciamo, è solo un cerchio che si continua ad allargare, diciamo, uno non è che taglia mai contatti, ecco. Quindi alla fine sono solo opportunità che comunque si allargano sempre di più. Ho mantenuto i contatti anche qui in Italia, ovviamente ogni tanto venivo a visitare, ho dato anche un seminario a un certo punto, dopo che avevo iniziato ad avere i primi risultati, ero tornato qui a Roma 3 a parlare, insomma, della ricerca. E sì, comunque ci sono cose che si spandono sempre. Prego, avevo un'altra domanda. Sì, esatto, dal dottorato in poi questa è una posizione lavorativa, uno percepisce uno stipendio, certo bisogna vincere la borsa, e vincendola però uno percepisce uno stipendio con il quale si mantiene. Ok? Prego. Era per
particolarmente portato? Ma in realtà, diciamo, io ero andato che comunque l'inglese già lo parlavo, non era stata una barriera. Poi l'avevo coltivato anche nella magistrale, ho scritto la tesi di laurea magistrale in inglese. Quindi, diciamo, prima vi attivate meglio è, certo. Poi ovviamente per avere accesso uno deve fare anche dei test di inglese, cioè una delle cose che richiedono è un certo minimo punteggio su come, ora mi sono dimenticato anche come si chiama, il TOEFL o IELTS, non me lo ricordo neanche. Comunque sì, bisogna avere un minimo di diciamo, abilità linguistica, e però poi nel senso è una cosa che migliora anche col tempo, insomma non deve essere perfetta all'inizio, poi pian piano con uno sta lì, diciamo, ovviamente, naturalmente migliora, ecco. Prego. Se avete preso in considerazione, oltre all'inglese, gli esami di ammissione per questi posti? Allora c'è un test di matematica, dove uno deve insomma fare una serie di, diciamo, fare un buon punteggio su esercizi di matematica, poi c'è un altro che è più, diciamo, di composizione, scrittura, attitudinale, logica, matematica un po', anche matematica, però più blanda di quello specifico. Ecco. Poi non so se le cose sono cambiate col tempo, questo è comunque stato, diciamo, più di 10 anni fa, quindi magari le cose sono anche cambiate, questo è quello che mi ricordo. Cose precedenti no, per esempio... Beh sì, comunque uno fa i test, poi manda chiedono anche i voti sugli esami. Maturità mi sembra di no, però triennale e magistrale non mi ricordo, però penso di no. Mi ricordo che avevo mandato i voti degli esami della triennale e della magistrale, quelli sì, vogliono sapere. Poi bisogna fare altri documenti, però insomma. Va bene? Altre domande? Allora, prego. Differenza tra la posizione di ricercatore e postdoc. Postdoc è una posizione di ricerca dove, esatto, poi diciamo ci sono minime variazioni, poi diciamo andare a vedere il capello adesso non varrebbe neanche la pena. La prima differenza è la durata, in genere però sono tutte posizioni temporanee, cioè durano dall'1, 3, 4 anni, ci sono dei postdoc che durano 4 anni, che sono stellari, poi sono molto difficili da prendere. Esatto, poi ovviamente c'è, diciamo, si differenziano un po', ma uno in genere fa ricerca e insegnamento. Via nelle scuole o date per esempio delle case, delle sistemazioni? Io ho visto durante il dottorato, ho vissuto nell'università, però comunque dovevo pagare l'affitto, insomma non mi era data, però mi pagavano anche lo stipendio, quindi usavo lo stipendio per pagare l'affitto. Ok, altre domande? Va bene, allora direi che possiamo passare alla parte di matematica. Quindi vi volevo parlare di un problema che in realtà sorge dalla biologia e poi va a finire in tematiche di matematica molto profonde, arrivando a cose che non si capivano e siamo riusciti a risolvere. Inizierò dicendo la seguente frase, che i grafi e in particolare gli alberi sono degli oggetti usati praticamente in tutte le scienze. Avete mai sentito cosa sono i grafi? Se non l'avete sentito anche ditemelo, no, mai sentito. Perfetto, ve lo dico in un secondo. Un grafo, questi sono due esempi di grafi. Sono un insieme di vertici, questi qui in blu, che si chiamano proprio vertici, e poi due vertici possono essere o meno connessi da un lato, che è questa stanghetta, questo segmentino, no? Sostanzialmente, se c'è la stanghetta, vuol dire che i due vertici sono in relazione, oppure no, se non c'è, ok? E qui avete due esempi, sono entrambi grafi, ma questo grafo è molto diverso da questo, vedete? Infatti questo si chiama albero. Un grafo è un albero quando sostanzialmente non possiede cicli chiusi. Cioè immaginatevi, voi su questo potete camminare così e ritornare al punto di partenza, però questi cicli non esistono su questi tipi di grafi, che sono gli alberi. È chiara la differenza a livello informale? Tra l'altro, piccola curiosità, se guardate un albero, secondo voi come si chiamano questi verticini qui che stanno all'estremità? Quasi, non rami, foglie, si chiamano foglie. Quindi queste sono le foglie dell'albero. E comunque sì, sono usati in tutte le scienze perché i vertici li pensate a dei dati. E i lati sono se c'è una relazione particolare tra questi dati. Per esempio, i vertici possono essere le persone in quest'aula, e mettete un lato se le due persone si conoscono. Questo è un modo di rappresentare anche cose molto più complesse di questo, ovviamente. In particolare in filogenetica, in biologia, andiamo piano piano, guardano una cosa che si chiama albero filogenetico.
E in un albero filogenetico sostanzialmente i dati sono le specie che abitano e hanno abitato il pianeta, quindi esseri umani, piante, funghi, insomma, quello che volete. E i lati sono se c'è una relazione di tipo evolutivo, ok? Quindi per esempio questo che vedete qui è il cosiddetto albero filogenetico della vita, dove ci sono i tre grandi mondi, batteri, archeobatteri, eucarioti, qui ci sono gli animali, e noi siamo qui, poi questo si dirama ancora, no? E come vedete ha una struttura di albero e ci sono appunto le relazioni evolutive, ok? Di una specie che poi dirama in altre. E una piccola curiosità, chi di voi si chiama Luca come me? Alzate la mano. È un paio, ne abbiamo tre. Allora, una piccola diciamo, battuta per voi. In realtà Luca è un acronimo famoso in filogenetica e sta per, in inglese, Last Universal Common Ancestor, quindi è l'antenato comune universale ultimo, quindi nel senso il primo che c'è stato in assoluto, da cui poi si sono sviluppate tutte le specie, arrivando fino agli umani che sono qui. E in realtà l'esistenza di questo Luca è stata già teorizzata ai tempi di Darwin, che sicuramente avete studiato ampiamente a scuola, e qui per divertimento vi riporto una nota autografa di Charles, dove potete vedere, non riesco a leggere nulla di quello che c'è scritto, però qui c'è chiaramente un albero filogenetico, no? Perché già lui iniziava, per modellare la sua teoria dell'evoluzione, a guardare a questi grafi, alberi, ok? Quindi, diciamo, da matematici noi ci ritroviamo di fronte a una struttura che ha chiaramente un'impronta matematica, che è molto interessante perché ovviamente queste cose si usano ampiamente in biologia, e quindi da matematici cerchiamo di fare un modello, cerchiamo di definire in maniera astratta che cos'è un albero filogenetico, ok? Dando quindi una definizione di albero filogenetico con n foglie. Allora, che cos'è? Allora, prima di tutto è un albero, sapete che cos'è un albero, l'abbiamo chiarito, e sapete anche che cosa sono le foglie, e ne prendiamo n è un numero arbitrario qualsiasi, 100, 20, quanto volete. L'unica cosa, queste foglie gli diamo un nome da 1 ad n, così che possiamo dire questa è la prima foglia, questa è la seconda foglia e così via, no? Però non ci vanno bene tutti gli alberi, ci sono delle condizioni che devono essere soddisfatte, 2 precisamente, e queste non sono a caso, queste sono dovute al fatto che uno vuole modellare una cosa specifica che c'è nella vita reale. La prima è che non vogliamo vertici di grado 2. Ora, non vi ho definito che cos'è il grado di un vertice, quindi ve lo devo dire, va bene? Allora, questo è un esempio molto facile di albero, ok? Molto semplice. E il grado di un vertice è il numero di lati che contengono quel vertice. Quindi il grado delle foglie è 1, perché sono contenute in un solo lato. Siete d'accordo? Che grado ha questo vertice? 2. Che grado ha questo vertice? Benissimo, avete capito che cos'è il grado di un vertice. E vogliamo eliminare i vertici di grado 2. Il motivo in realtà è molto facile, perché volendo modellare un processo evolutivo, se avete questa specie che poi piano piano arriva qui e si specializza in altre 2 specie, che senso ha ricordarsi di questo stato intermedio in cui non è successo nulla? Siete d'accordo? Quindi tanto vale toglierlo. Quindi non ci sono vertici di grado 2. E tra l'altro a questo punto diventa anche molto chiaro quali sono i vertici, perché i vertici o sono le foglie, no, che sono le estremità, oppure i punti che hanno grado almeno 3, dove avviene una diramazione. Quindi io tolgo anche quelle, perché tanto è chiaro quali sono i vertici. Quindi gli alberi filogenetici avranno questa struttura che sembra un po' una figura fatta a stecchette. Va bene? Quindi questa è la prima parte della definizione. Ce n'è una seconda che prima di dar, anziché darvela così, voglio che prima ci arriviate a livello intuitivo. Perché dietro un albero filogenetico, in realtà, c'è anche una relazione di distanza tra le foglie. Allora, mi spiego meglio. Supponete di avere 2 specie, per esempio i leoni e i gatti, ok? Si può parlare di una nozione di distanza che c'è tra il leone e il gatto. Ora voi chiederete, no, in che senso? Nel seguente senso, potete considerare la distanza tra il leone e il gatto e compararla con la distanza che c'è tra il leone stesso e un orso, ok? E questo ha senso perché ovviamente il gatto e il leone hanno molto più in comune che il leone e l'orso. Il fatto è che il gatto e il leone sono entrambi felini, mentre l'orso e il leone non hanno questa cosa che li accomuna.
Questo in realtà si può rendere molto preciso disegnando un albero filogenetico che ha solo quattro foglie, partendo dal Last Universal Common Ancestor e poi arrivando al leone, gatto e orso. E quello che succede è che l'antenato comune tra il leone e il gatto c'è prima dell'antenato comune che c'è tra il leone e l'orso. Quindi la distanza leone-gatto è minore della distanza leone-orso. Chiaro, no? Se poi vi chiedete, ma questa distanza che cosa vuol dire? Pensate insomma, anni. Tutti le migliaia di anni che ci sono voluti affinché ci fosse questo processo di separazione. Okay. Quindi la nostra definizione di albero filogenetico è quello che abbiamo detto finora, questo è chiaro, no? In più chiediamo che ogni lato del grafo deve avere un peso, che è sostanzialmente il numero di anni, che è dato da un numero reale, ok? Quindi tutti, anche pi greco se volete, radice di 2 e così via, i numeri reali. Poi c'è questa condizione che i lati interni hanno un peso maggiore o uguale di 0, ignoratela per adesso. Preferisco darvi un esempio, che è la cosa migliore. Allora, qui avete un esempio di albero filogenetico con 7 foglie, ok? Riconoscete l'albero, riconoscete le 7 foglie e riconoscete anche che ogni lato, ci ho messo un numerino rosso un po' piccolo, scusate, che è sostanzialmente questo peso al quale sto alludendo. Chiaro? I lati esterni sono quelli che danno alle foglie, quindi ci sono 7 lati esterni. Chiaramente sono tanti quante le foglie, no? E poi ci sono i lati interni che sono tutti gli altri. Chiaramente questo è un lato interno, no? Questo qua al centro. E c'è questa condizione che i lati interni hanno un peso maggiore o uguale di 0, mentre quelli esterni anche negativo, no? Questa è una cosa, sembra un po' strana, no? Avete perfettamente ragione, è una cosa strana. Il motivo per cui è lì è semplicemente per necessità di modellazione. Cioè a un certo punto uno deve fare matematica e ci serve avere anche i numeri negativi per poter dimostrare le cose, perché è bene averli. Poi, come sapete, quando risolvete un problema dove avete varie soluzioni, no? Che magari state calcolando la distanza tra una cosa e un'altra, e vi vengono due soluzioni di cui una negativa, cosa fate? La escludete e usate l'altra, stessa cosa. Quindi noi facciamo il modello arbitrario, anche con pesi negativi, poi quando un biologo dovrà fare i suoi conti, gli viene una cosa negativa, la esclude e si concentra su quelle positive. Quindi no, non, come si dice, non prendete troppo in antipatia il segno, i valori negativi. Domande, adesso sapete cos'è un albero filogenetico? Io bevo un po' d'acqua. Se non ci sono domande, cosa ci facciamo con questi alberi filogenetici? Beh, è chiaro, rappresentano specie sulla Terra e le loro relazioni, però di per sé l'albero filogenetico è una struttura un po' complessa, perché c'è questo grafo, vertici, lati, numeri, c'è un po' di roba. Quindi i biologi, per lavorarci in maniera efficace, vorrebbero in un certo senso racchiudere le informazioni di un albero filogenetico nella maniera più economica possibile, no? E quello che si sono inventati è la funzione di dissimilarità. Adesso vi spiego che cos'è la funzione di dissimilarità, ok? Allora, intanto introduco un po' di notazione. T in corsivo N è l'insieme di tutti gli alberi filogenetici con N foglie, ok? Sapete, gli insiemi li potete fare con gli oggetti che volete. A noi piacciono questi, ci buttiamo questi dentro. E vado a definire una funzione che chiameremo D2, che va da questo insieme a R alla N per N meno 1 scelgo 2. Allora, rallentiamo un attimo. Perché intanto sicuramente alle superiori avete avuto a che fare con R, no? R2, magari anche R3. Forse no. Se no va bene comunque. Neanche R2, tipo le coniche nel piano. Non le avete viste. Invece le rette nel piano. Ok, perfetto. R2, quindi sono due coordinate. Però perché fermarsi a due? Ne potete avere tante coordinate quanto volete. Certo, poi non lo vedete se ne avete 75, però lo potete fare. No, questa è una delle cose belle della matematica, no? Non dovete necessariamente vederlo. E qui nello specifico voglio considerare uno spazio che ha tante coordinate quante n per n meno 1 diviso 2. Questo numero conta il numero di possibili coppie che potete fare con due foglie distinte. Quindi quello che potete fare è che se avete n specie, tutte le possibili coppie di specie sono tante quante n per n meno 1 diviso 2. Ok? Questo fidatevi, però se volete poi ne possiamo parlare. E voglio definire una funzione che prende in input un albero filogenetico
e vi sputa fuori una collezione di numeri che chiamerò XIJ, dove IJ sono tutte le possibili coppie di specie, e XIJ non è altro che il seguente, ascoltatemi bene. Prendete la foglia iesima e la foglia jesima, c'è un unico cammino che va da I a J, ce n'è veramente un unico solo, e fate la somma di tutti i pesi dei lati. Questa è la distanza tra la specie I e la specie J, no? E questo è proprio quello che fa la mappa di dissimilarità. Quindi per ogni I minore di J, XIJ è la lunghezza dell'unico cammino che connette la foglia iesima con quella jesima. Vi faccio un esempio dopo in caso non fosse chiaro, perché in realtà è una cosa molto molto semplice. Ricordatevi che D2 si chiama funzione di dissimilarità, mentre D2 di T è quello che si chiama vettore di dissimilarità. Ok? Si chiama così vettore perché in genere in matematica vettori sono una collezione di numeri, anche molto lunga. Esempio. Abbiamo qui un albero filogenetico e vi vado a calcolare il vettore di dissimilarità. Quindi devo calcolare tutti questi numerini x1,2, 1,3, 1,4 e così via. E qual è la ricetta? Allora, come facciamo x1,2? Guardo la foglia 1 e la foglia 2, c'è un unico cammino che li connette, questo qui in rosso, e faccio la somma dei pesi. 1 meno 1 fa 0. 1,3, ok, questo è l'unico cammino. I pesi sono 1 più 1 più 1 più 1 che fa 4, ci metto 4. Ultimo. Da 1 a 4 faccio questo percorso, è l'unico modo, almeno quello minimale. Non ha senso andare qui e poi tornare indietro, voglio prendere il percorso minimale. E la somma è qui in questo caso fa 5. E con un po' di pazienza vi fate tutte le coppie. Prego. Se ho due o più collegamenti. Ce n'è solo, di minimale ce n'è uno solo. Perché è un albero. Okay. L'unica obiezione che lei potrebbe avere è, vabbè, ma se io per andare da 1 a 4 vado prima in 7 e poi vado in 4, no, questi non li consideriamo, quelliamo quelli più chiusi circolarmente. Ah, e là è più difficile, là non si può fare questo ragionamento. È per quello che è importante che sia un albero, se no non potevo fare questa costruzione. Ottima domanda. Prego. Ah, perché nel momento in cui io ho trovato la distanza tra I e J, e poi quella è la distanza che c'è tra J e I, quindi considererei più numeri dove ci sono delle ripetizioni che non aiutano, no? Perché se lei volesse considerare anche J minore di I, questo vettore qui sarebbe il doppio più lungo, magari no, chiaro, perché in genere è già molto grande, quindi ci ristringiamo a I minore di J. Ok, anche questa è un'ottima domanda, ce ne sono altre? Prego. Ah, il peso non si sceglie, il peso è dato per ipotesi, nel senso, poi quando lei studia una situazione specifica, il peso è dato, cioè non lo sto scegliendo arbitrariamente. Nel momento in cui io prendo T, T non solo è un albero filogenetico, cioè l'albero filogenetico ha già i pesi sui lati, quindi non ci deve pensare. Mi spiego? Ok. Altre domande? Ok. Allora, adesso da matematici però ci iniziamo a fare tante domande, perché ve ne propongo due che sono molto naturali, e questo è anche un po' come pensa il matematico. Il matematico si crea problemi partendo da situazioni di ispirazione. Ora, uno si guarda questa funzione e dice, ma chiedo scusa, se io ho un vettore in R alla N scelgo 2, qua vi sto iniziando a introdurre nuove notazioni, in matematica questo simbolo si legge N scelgo 2 ed è per definizione uguale ad N per N meno 1 diviso 2, però è molto più compatto, ok? Quindi questo coso qui è esattamente questo, però. Okay. Allora io mi chiedo, se io prendo un elemento a caso qui dentro, come faccio a sapere che proviene da un albero filogenetico? La capite la domanda? Questo è molto naturale e i biologi vogliono sapere questo, magari hanno un modello o qualcosa e vogliono capire se c'è un processo evolutivo che lo rappresenta veramente. Seconda domanda, ma se x è uguale a d2t, posso trovare un altro t tale che d2 di questo albero filogenetico fa x? Cioè è possibile trovare due diversi alberi filogenetici che hanno lo stesso vettore di dissimilarità? Questo ha senso anche come domanda, no? E queste sono domande molto importanti che sono state risposte una cinquantina di anni fa da Bunneman, che in realtà è un informatico, Bunneman,
Quindi vedete già che c'è un possiamo partire dalla biologia, si è mischiato un informatico e così via, che ha dimostrato che se x è uguale a d2t, allora t è l'unico albero filogenetico con questa proprietà. Non ne potete trovare un secondo che mappa in x. È chiaro? Quindi questo risponde alla domanda 2. No? E Goneman ha anche dato un criterio molto esplicito per riconoscere quando un vettore x è immagine tramite la mappa di dissimilarità di un albero filogenetico. È un po' complessa, però la leggiamo con calma. Allora, dato un elemento, un vettore x, questo proviene da un albero filogenetico, se e soltanto se la seguente condizione è soddisfatta. Allora, cosa dovete fare? Magari non leggete in dettaglio, che uno magari si perde in cose che non hanno bisogno di distrarci. Dovete fare il seguente. Dovete prendere tutte le possibili quadruple di foglie, i, j, k ed l, le chiamo così perché voglio essere astratto, vi andate a calcolare tre numeri. Il primo numero è x, i, j più x, k, l, lo mettete da parte. Poi vi calcolate x, i, k più x, j, l, lo mettete da parte. E vi calcolate x, i, l più x, j, k e lo mettete da un'altra parte. Se tra questi il numero più alto compare almeno due volte, va bene. E se questo si verifica per ogni quadrupla di foglie, allora questo vettore proviene da un albero filogenetico. Questa è tosta, lo ammetto. Quindi fatemi domande. C'è anche un esempio dopo, però ve lo faccio un attimo digerire. Ho fatto il numero più alto. Allora, se tra questi tre numeri quello più grande compare almeno due volte, la condizione è soddisfatta. Più grande di cosa, della somma. Questi sono tre numeri diversi. Per esempio, 1, 2, 3 non va bene, perché il massimo è 3, compare una volta. 1, 2, 2 va bene, il massimo è 2, compare due volte. 5, 5, 5 va bene, perché il massimo è 5, compare tre volte, addirittura di più. È una condizione un po' strana. Sì. Però è dietro il capire questa domanda 1. Infatti è un articolo molto importante questo qua, che ha fatto Goneman. Volete vedere un esempio? Sì. Allora, questo è un albero filogenetico e quello che ho fatto è, mi sono preso tutte le possibili quadruple, i, j, k, l, che sono 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, un po' di pazienza, l'ultima è 3, 4, 5, 6, le ho ordinate in questo modo. Per ognuna mi sono calcolato x, i, j più x, k, l, per esempio in questa, per questa quadrupla farà 3, questo secondo numero è 7, questo secondo numero è 7, e guardate un po', il massimo è 7 e compare due volte. Quindi la condizione è soddisfatta, infatti proveniamo da un albero filogenetico. E questo è vero per ogni quadrupla, perché qui il massimo è 8 e compare due volte e così via. Okay? La cosa spaziale è che vale anche il viceversa. Questa è una cosa un po' complicata che poi si capisce bene quando iniziate a studiare matematica. Se voi non sapete che provenite da un albero filogenetico, però i numeri x, i, j soddisfano questa proprietà, allora esiste un unico albero filogenetico che ha questo vettore di dissimilarità. Questo è molto sottile. Però è chiaro più o meno? Ok, prego. Se il numero minore comparisse due volte, non so che rilevanza ha. Sicuramente non siamo immagine di un albero filogenetico, perché il teorema è violato, no? Ora, se lei mi chiede che significato ha che il minimo compaia almeno due volte, ci possiamo pensare, e penso che comunque si riconduca a... non è ovvio, ecco. Però sicuramente non ha una lettura nei termini che vi ho proposto oggi. Ok? Altre domande? Va bene. Allora, a questo punto sembra che sappiamo tutto sulla mappa di dissimilarità, no? Però in realtà no, perché una cosa che vi potete chiedere è: ma se io considero tutti i vettori di dissimilarità, ma proprio tutti, che forma ha questo insieme? Cioè, d'altra parte nel titolo io avevo geometria, no? E la geometria studia appunto le forme. Quindi una domanda molto importante è capire che forma ha l'insieme di vettori di dissimilarità che denoto con questo simbolo D2DTN. Cioè D2DTN è l'insieme di tutti i vettori di dissimilarità al variare di T piccolo nell'insieme degli alberi filogenetici. Okay? E questo descrive un insieme, non so se questo è già troppo veloce, se non è chiaro fatemi sapere, dove potete chiedervi che forma ha.
E in realtà questa cosa è stata risposta 20 anni fa da due matematici di nome Speier e Stumpfels, che hanno dimostrato che l'insieme dei vettori di dissimilarità ha una struttura di varietà tropicale. Ora, al di là del nome buffo, no? In realtà la nozione di varietà tropicale è una cosa molto importante in matematica, soprattutto in geometria, e vi voglio raccontare brevemente che cos'è. Okay? Infatti c'è tutto un ramo della matematica che si chiama geometria tropicale. Cioè, e ci sono tra l'altro degli esperti di geometria tropicale qui a Roma 3 proprio. Allora, in matematica ci sono due universi. Un primo universo si chiama geometria algebrica e la geometria algebrica vuole studiare le varietà algebriche. Cosa sono le varietà algebriche? Lo dico prima complicato e poi vi do un esempio. Sono gli insiemi di soluzioni di equazioni polinomiali. Esempio, le rette nel piano. Le rette nel piano sono soluzioni di un'equazione polinomiale che è l'equazione della retta. Quello è il primo esempio di varietà algebrica. Ci siete? Poi ovviamente uno può studiare polinomi più complicati e vi vengono forme più interessanti tipo questa. Tra l'altro qua fuori è pieno di disegni di varietà algebriche, non so se ci avete fatto caso. Fateci caso quando uscite dall'aula. E questa è una cosa. Poi c'è un altro universo che si chiama geometria tropicale. La geometria tropicale studia le varietà tropicali. Ora, cos'è una varietà tropicale? È una cosa che assomiglia a questo. Ok? Voglio che ve lo immaginiate come un insieme di coni. Questi coni sono illimitati, ok? E sono quindi delle strutture più squadrate, più combinatoriali, un po' più semplici in un certo senso. Ok? E c'è un modo di andare da un universo all'altro, quindi c'è una sorta di wormhole, che si chiama tropicalizzazione. Cioè voi potete prendere una varietà algebrica, tropicalizzarla, ed esce fuori una cosa un po' più grezza, però a volte se avevate una domanda su questa, volevate capire qualcosa di questa varietà algebrica, magari non ci riuscite perché è molto complicato, tropicalizzate, la capite qui, e vedete se potete riportare la risposta indietro. E questa è stata una cosa che nell'ultimo ventennio, trentennio ha risolto dei problemi molto importanti in matematica. Quindi, motivo per cui la tropicalizzazione è importante. Prego. Ma si può fare anche il processo inverso da... Questa è un'ottima domanda. Allora, c'è in visita a Roma 3 un ricercatore dall'Università di St. Andrews e ieri sera eravamo andati a arrampicarci insieme, poi abbiamo cenato e io ho fatto esattamente questa domanda perché io non lo so, no? E gli ho chiesto e lui dice sì, e poi mi ha spiegato, in realtà non è per niente facile, cioè c'è un modo di andare indietro, è assolutamente non banale, molto più difficile che andare in questa direzione, e anche andando indietro, diciamo, uno ha delle informazioni parziali, quindi sì, ma è molto più complicato. Niente, altre domande? Volete vedere un esempio di varietà tropicale? Conoscete tutti la retta? Vi faccio vedere cos'è la retta tropicale. Allora, questa è una retta. Questa è la retta x più y più 1 uguale a 0. Ve la potete calcolare con i metodi che sapete da scuola, sostanzialmente. Fate y uguale meno x meno 1, coefficiente angolare, e così via. La retta tropicale corrispondente a questo ha questa forma di... Esatto, una sorta di tridente. Quindi ha una struttura di complesso, come dicevo, di coni, dove i coni qui sono delle semirette, quindi non vi ho mentito. E poi non dovete, diciamo, fidarvi ciecamente, io vi posso dare la definizione di tropicalizzazione, che è qui sotto. La tropicalizzazione della linea è l'insieme di tutte le coppie xy nel piano, tali che il massimo tra xy e 1 lo vedete almeno due volte. Questa è una cosa che ritorna. Ne avevamo già parlato. No? Quindi è chiaro che c'è una connessione tra le due cose, no? Tropicalizzazione, teorema di Bunneman, no? E sì, potete convincervi che questo è esattamente i punti in blu soddisfano queste condizioni. Per esempio, 1-1 è nella retta tropicale perché il massimo tra 1-1-1 è raggiunto almeno due volte, tre volte nello specifico. Il punto 2-2 c'è perché è 2-2-1 e per questo c'è tutta fino all'infinito. Ok. No, non si può, qui sotto non c'è. Per esempio 0,0 non c'è, perché 0,0,1 il minimo è raggiunto due volte, quindi interessa. Però il massimo deve essere raggiunto due volte, almeno. Prego. Ah, lei mi dà una retta, la posso tropicalizzare.
perché questa non è unica, non mi sono spiegato bene, adesso chiarifico. Lei prende la sua retta preferita, questo è solo un esempio, poi XY e 1 sono esattamente questi tre monomi qui. Se lei vuole studiare la retta 3x più 5y meno 20, stessa cosa, ok? Però deve usare non XY e 1, questi altri monomi. Okay. Altre domande? Ok. Quindi adesso, a breve. Ci può essere un coefficiente anti la x e la y per far valere questa cosa? Perché quando andiamo a fare la sostituzione poi nella retta tropicale... Non ho capito la domanda, puoi ripetere. Ci può essere un coefficiente anti x e y per andare... Allora, ci può essere, assolutamente, però non spiegherò perché penso confonderebbe come si ha a che fare con quello. C'è un motivo e non è così ovvio come scrivere, per esempio, se c'era 2x non è così ovvio come scrivere 2x qui. Quindi sì, però attenzione, e magari non soffermiamoci che poi non ci servirà, però ottima domanda. Allora, visto questo, a questo punto abbiamo finito, la mappa di dissimilarità la capiamo al 100%, sappiamo che forma l'insieme dei vettori di dissimilarità, è una varietà tropicale, siamo tutti contenti, però la dura realtà dei fatti è che in biologia questo non basta. Allora, immaginate che state studiando un campione di migliaia di specie di batteri, e quindi avete migliaia di dati di distanze tra due, diciamo, famiglie di batteri, magari messe in un server, e a un certo punto però alcuni dati si corrompono. Quindi magari vi andate a perdere alcune distanze tra un batterio X e un batterio Y, non sapete più quanto sono distanti tra loro. Questo è quello che si chiama rumore dei dati, ed è un problema nelle comunicazioni, insomma, un problema molto grande. E quindi i biologi quello che fanno è, per non essere... intaccati troppo da questo, collezionano più dati su un albero filogenetico. Nello specifico guardano, per esempio, anziché solo a coppie di specie, magari anche a triple di specie. Quello che fanno è, anziché guardare le specie 2 a 2, le guardo 3 a 3. Poi cosa faccio? Io mi prendo l'unico sottoalbero che ha queste tre foglie e faccio la somma di tutti i lati che sono coinvolti. Quindi è un po' la stessa cosa che abbiamo fatto prima, però non a coppie ma a triple. È chiaro? Tra l'altro, la cosa che mi dovete credere, c'è un unico sottoalbero minimale. E ovviamente perché restringersi a farle 3 a 3? 4 a 4, 5 a 5, scegliete voi, no? Qua non c'è limite, no? E questo porta alla definizione di mappa di dissimilarità più alta, perché si considerano insiemi di specie più ampi. E adesso quello che farò è prenderò questo concetto molto semplice che mi sembra avete capito immediatamente, lo scriverò in matematichese sembrando di aver complicato tutto. Questa è la definizione di mappa di dissimilarità più alta. Quello che fate è, si chiama DR, dove R è un numero tra 2 ed N. Il caso R uguale a 2 ricostruisce la mappa di dissimilarità classica, chiamiamola, che avete già capito. E quello che fate, calcolate tutti questi numerini che sono associati a una scelta di R delle specie che avete, che qui ho denotato con I1, IR. Okay. Quello che vi viene è un vettore molto lungo, e sarà lungo tanto quanto N scelgo R, che sarà una certa combinazione di NR che non è necessario specificare. Semplicemente questo conta quanti sono i sottoinsiemi di R elementi tra le N specie. È chiaro il senso, più o meno? Facciamo un esempio anche. Questo è il nostro solito albero filogenetico. Supponiamo di voler calcolare D3, quindi guardiamo le specie a 3 a 3. Quindi vi dovete calcolare tutti i numeri X1, 2, 3, X1, 2, 4, X1, 2, 5, così via. Per 1, 2, 3 prendete l'unico sottoalbero che ha 1, 2, 3 come foglie, l'ho disegnato in rosso, e poi fate la somma dei pesi. 1 meno 1 più 1 più 1 più 1, quanto fa? 3, eccolo là. Con un po' di pazienza fate tutto il vettore, ce ne sono un po' di numeri da riempire. Questa è la mappa di dissimilarità più alta. Quindi vi potete fare le stesse domande di prima, no? Questa ha tanta dignità quanto quella precedente, ok? E per esempio mi posso chiedere, ma se io ho, diciamo, se D3 di T è uguale a questo, no? Esiste un altro albero filogenetico con la stessa immagine, no? Con lo stesso vettore di dissimilarità più alto, e così via. L'insieme dei vettori di dissimilarità più alta è una varietà tropicale. Infatti questa è ricerca, e circa 20 anni fa, Pachter e Speyer, di nuovo due matematici, hanno dimostrato che se
R non è troppo grande relativamente ad N, allora se dr di t è uguale a x, allora t è l'unico albero filogenetico con questa proprietà. Però se questo non è soddisfatta, non è detto, potete avere due alberi filogenetici che vanno nello stesso vettore, quindi diversa fenomenologia. E hanno anche dimostrato che l'insieme dei vettori di dissimilarità più alta per R uguale a 3, quindi il caso successivo, ha la struttura di varietà tropicale, quindi si comporta bene, ha questa struttura di cono squadrato. Domande? Qual è la domanda? Prego. Ah. Si può muovere fin tanto che tenga conto delle distanze. Non è importante come sono, è una cosa, l'unica cosa che mi interessa è come sono in relazione e qual è il peso dei lati. Se poi lei mi muove una foglia così, non mi disturba. Lo considero come lo stesso albero filogenetico. Ah, forse questo lei stava pensando. Se io prendo un albero filogenetico, muovo una foglia, quello conta come un nuovo albero filogenetico. No? Più o meno? Le foglie? No, quello no. Le foglie sono fissate, se me le cambia gli diamo un nuovo albero filogenetico. Quindi risposta no. Ho un'ottima domanda, però non si può fare. Okay. Prego. Se io prendo... alzare la condizione minima superiore a 2 per avere una maggiore precisione. O per il massimo? Esatto. È molto più complicato, è un'ottima iniziativa e questo è il tipo di ragionamenti che uno provare a generalizzare quello che uno già sa, però questo non si generalizza al caso 4. Anzi, il caso 4, come spiegherò a breve, è molto molto complicato. Okay? Quindi, però è un'ottima iniziativa la sua, non so se mi spiego. Però quella strategia non funziona. Okay? E la domanda che sta un po' qui aleggiando nell'aria è che questo è il risultato per D uguale a 3, vogliamo pensare a 4, anche di più, no? E infatti Pachter e Speyer hanno chiesto, ma DRTN è una varietà tropicale per N maggiore o uguale, R maggiore o uguale di 4? Questa è una domanda molto naturale, no? E finalmente arriviamo, forse non so quanto tempo ho, fatemi controllare. Sì, ho quasi finito, va bene Andrea? E arriviamo quindi al nostro lavoro, perché circa 20 anni dopo abbiamo risposto a questa domanda. Quello che abbiamo dimostrato con i miei collaboratori che potete vedere qui sono Alessio Caminata, che è all'Università di Genova, Nora Jean Siracusa, che è a Bentley University, e Han Bum Moon, che si trova a Fordham. Abbiamo dato una risposta negativa a questa domanda. In realtà, DRTN non è una varietà tropicale, ho dimenticato di scrivere per R maggiore o uguale di 4, perché per 3 lo è un teorema. Però per R maggiore di 4 non lo è, non si comporta bene. Motivo per cui quelle cose non funzionano. Ok? Poi non ci siamo fermati lì, perché comunque i biologi volevano una mappa di dissimilarità più alta. Se questa non va bene, bisogna dargliene un'altra. Quindi quello che abbiamo formulato è una variante della funzione di dissimilarità, che abbiamo denotato DR, però WT, WT sta per weighted, pesata, insomma, ci serviva un simbolo diverso, che vi definisco dopo, tempo permettendo, o forse no, vediamo. Che è una variante di DR tale che l'insieme dei vettori di dissimilarità che corrispondono però a questa nuova mappa, a questa nuova funzione, formano una varietà tropicale. In un certo senso questo è l'unico modo di farlo, cioè è più profondo di quello che ho scritto. Cioè se uno vuole una mappa di dissimilarità più alta tale che dà una varietà tropicale, bisogna fare così. Un'altra variante solo per quel caso lì. Però è per tutti gli R, per tutti gli R. Okay. E poi, questo lo scrivo a livello molto informale, vi ricordate il teorema di Bunneman, quella cosa un po' complicata che dice X proviene da un albero filogenetico se e solo se condizione stranissima. Abbiamo formulato l'analoga per questa mappa di funzione di dissimilarità più alta. Okay, quindi c'è un analogo del teorema di Bunneman per questa funzione di dissimilarità. E quindi questo è quello che vi volevo raccontare. Se volete sapere, per curiosità, però dipende da Andrea, quanto mi fermo oppure mi prendo un minuto in più? Come un minuto in più lo sopportate?
Ok, va bene. Allora vi dico che non voglio fare il misterioso, vi dico che cos'è questo DRVT, no? Così lo sapete. In realtà non è difficile. Quello che dovete fare è, c'è un disegno. Supponiamo di voler considerare tre specie alla volta, che è il caso base. Se sapete come fare tre, poi lo generalizzate per quante specie volete. Allora, la mappa di dissimilarità più alta cosa dice? Dice, scegliete le tre specie, prendete l'unico sottoalbero minimale, che ha queste come foglie, e fate la somma dei lati, quello in rosso. Quello che scopriamo è che affinché l'immagine, affinché l'insieme dei vettori di dissimilarità sia una varietà tropicale, è che bisogna, data la tripla, bisogna considerare la distanza tra coppie di specie e fare la somma. Quindi dovete fare la somma tra la distanza leone-gatto più la distanza leone-orso più la distanza gatto-orso, okay? Che sono rappresentati in blu. Quindi questa distanza più questa distanza più questa distanza. Adesso prendo di nuovo questa cosa molto semplice e la scrivo in matematichese. Questo fa esattamente questa cosa che abbiamo detto. Ignoriamo i dettagli notazionali, vediamo un esempio. Questo è il nostro albero filogenetico. Voglio calcolarmi D4VT di questo albero T. E questo avrà tantissime coordinate, un vettore lunghissimo, però vi racconto quello che corrisponde alla quadrupla 1, 2, 3, 4. E qui cosa dovete fare? Dovete fare x1, 2, più x1, 3, più x1, 4, più x2, 3, più x3, 2, 4, più x3, 4. Fate il conto su questo che adesso avete imparato a fare, vi viene fuori 17 e ripetete per tutte le quadruple. Vi viene, in realtà la cosa giusta da fare è questa. E con questo mi fermo però, finito. Se avete altre domande fatemi sapere, grazie. Prego. Allora, qui è dove si rivela che io sono un matematico puro e non ne ho idea. Quindi non lo so, però ho visto gente interessata a questa cosa, mi hanno chiesto, avevo dato questo seminario a un'altra conferenza dove c'erano in realtà dei biologi che lavoravano a problematiche relative al cancro e mi hanno fatto delle domande a riguardo, però poi non so come abbiano, se mai investito su questo. Quindi purtroppo non lo so, però sicuramente è una problematica ispirata dalle applicazioni che poi può andare seguire il ramo matematico quanto vuole, però sarebbe interessante saperlo, non lo so. Prego, altre domande? Va bene, se no Andrea non so cosa c'è dopo. Beh, adesso sì. Poi ancora stavo pensando, piuttosto che cioè, dopo di voi io sono tutte domande che non concernono questo, perché comunque non mi diverte di la domanda al biologo. A me o a lui? Allora facciamo guarda, liberiamo lui. Grazie mille, bellissimo. Allora mi